Buongiorno a tutti, bentrovati. La giornata di oggi chiude gli appuntamenti in streaming, però Smart Puglia Archeology non si conclude qui. Abbiamo ancora altre due giornate di archeologia sperimentale, due importanti laboratori all'aperto che faremo domani, nella giornata di domani e nella giornata di martedì 24. Oggi saranno con noi i nostri ospiti il professore Andrea Cardarelli, docente di produttore europea alla Sapienza di Roma, e la dottoressa Cristiana Zanasi, curatore e responsabile dei progetti interculturali del Museo di Modena. Ci parleranno dell'importante e bellissima realtà del parco archeologico e museo all'aperto della Terramana di Montale a Modena. Quindi lascio subito la parola al professore per il suo intervento. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, io sono qui, diciamo, per raccontarvi una prima parte, diciamo, di tutto quanto il discorso che faremo oggi sul parco archeologico e museo all'aperto del Terramare di Montale, che si trova in prossimità di Modena, perché poi la seconda parte verrà, diciamo, affrontata oggi pomeriggio e la mia prima parte riguarda sostanzialmente, diciamo, il processo che ha portato alla creazione del parco, quindi, diciamo, il periodo che va dal 1997 all'incirca fino al 2004, momento appunto dell'inaugurazione del parco. Intanto, in primo luogo, velocissimamente, perché non è questo l'argomento che dobbiamo trattare oggi, però per darvi un inquadramento di che cosa sono le terramare e del significato culturale e storico che hanno appunto nel territorio di riferimento. Allora, le terramare sono una delle più importanti realtà archeologiche dell'età del bronzo medio e recente. Quindi stiamo parlando del periodo che va all'incirca dal XVII fino alla metà del XII secolo avanti Cristo, in Italia e l'area centropadana, dove appunto le terramare si collocano, in particolare soprattutto la zona dell'Emilia, come vedete, e una parte, diciamo, meridionale dell'area orientale della Lombardia e del Veneto, occidentale della Lombardia, scusate, e dicevo appunto, è una delle realtà demograficamente più significative, peraltro insieme alla Puglia e alla Sardegna, che sono appunto le aree, diciamo, in qualche modo demograficamente più consistenti in questo periodo di tempo. E, diciamo, le terramare hanno hanno avuto nella storia dell'archeologia si crea una prima importante comunità scientifica facente riferimento a Gaetano Chierici, soprattutto a Reggio Emilia, a Strobel, e a cui si associa giovanissimo Luigi Pigorini, che poi diventerà il principale appunto archeologo preistorico italiano e si trasferirà poi a Roma creando il Museo Preistorico Etnografico Nazionale, oggi Museo Luigi Pigorini. Importanti padri fondatori, diciamo, dell'archeologia preistorica italiana, qui ne ricordiamo Giovanni Canestrini e Carlo Boni e Arsenio Crespellani, perché poi hanno in qualche modo coppi, perché hanno avuto un ruolo anche appunto su Montale. Immediatamente nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento e soprattutto negli anni 80, vengono fatti all'epoca come delle collinette, cioè dei piccoli tell,
grandi qualche ettaro, e quindi la Pianura Padana era in realtà dal punto di vista del paesaggio diversa da quella attuale. Ogni tanto, ogni tot chilometri, vi erano queste collinette artificiali che cominciarono ad essere sfruttate tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, perché da questi cumuli di terra, che in realtà erano il risultato del sovrapporsi appunto delle abitazioni che si erano succedute nel tempo, si ricavava del terriccio organico che veniva venduto per la concimazione dei campi. E da qui il nome Terra Mare, che quindi non c'entra niente con il mare e con la terra, ma è invece il nome che veniva attribuito a questo tipo di terreno che veniva utilizzato e venduto, e che aveva, diciamo, anche un valore economico evidentemente piuttosto significativo. Uno dei maggiori acquirenti, per esempio, del terriccio organico di Terra Mare era proprio Giuseppe Verdi, che lo usava per le sue campagne. Durante questi lavori di cava, naturalmente spuntarono fuori pezzi archeologici anche particolarmente. All'inizio furono interpretati come evidenze di età storica, e però poi dal momento dell'affermazione della preistoria si cominciò ad interpretarle correttamente come resti di strutture, di abitati dell'età del bronzo. Queste che vedete qua sono i gabbioni, le bastioni dei paesi, le linee conservate. La cosa che caratterizza le terre mare, peraltro, è proprio un'architettura fatta di terra e legno. Questo è importante proprio per quanto vi dirò tra poco. Quindi, diversamente da come, ad esempio, in Puglia, non so, pensiamo ai muri di roca o di coppa nevicata, oppure ai nuraghi della Sardegna, ecco, le evidenze archeologiche dell'area della Pianura Padana, naturalmente, dato che non c'è una pietra neanche a pagarla oro, erano fatte appunto di terra e legno, quindi un'architettura che raramente si conserva, insomma, e che lascia delle tracce peraltro piuttosto esigue. Immediatamente fu però immaginato con gli scavi un modello strutturale delle terre mare, che erano appunto abitati, secondo l'interpretazione che ne diede Gaetano Chieri, accettata così, degli abitati quadrangolare, recintati da un fossato nel quale veniva deviata l'acqua da un vicino corso d'acqua, di fiume o torrente che fosse, un terrapieno sostenuto appunto da strutture lignee, e poi all'interno un abitato con case costruite su un assito ligneo e sollevate da secondo gli studi ottocenteschi. L'abitato veniva anche allagato artificialmente. Ecco, le ricerche moderne hanno in qualche modo, un periodo di oblio in cui le terre mare hanno sofferto praticamente per tutti gli anni del Novecento, nel senso che è stato proprio dimenticate. Quando io facevo l'università negli anni 70, esattamente, cioè si sapeva che esistevano, si sapeva appunto che c'erano tantissimi materiali, però molti non credevano più alle teorie ottocentesche. Ecco, le ricerche che abbiamo fatto a partire dall'inizio degli anni 80 in poi hanno dimostrato invece che se l'Ottocento avevano ragione praticamente quasi al 100%, nel caso specifico l'unica cosa su cui non avevano ragione era il fatto appunto che gli abitati erano allagati, erano costruiti effettivamente su strutture rialzate, non tutti ma la maggioranza, avevano forma generalmente quadrangolare, erano recintati dai fossati, ma naturalmente, insomma, non erano allagati artificialmente. Semplicemente la falda acquifera era molto alta in Pianura Padana, come lo è ancora oggi, per cui d'inverno dei terreni che non erano particolarmente drenati si allagavano, naturalmente erano pieni di fango, e quindi obiettivamente, insomma, era più semplice abitare su case rialzate, almeno nelle fasi più antiche, come vedremo. Questo è quello che rimane oggi, nei casi migliori, di una terra mara, insomma, no? Nel senso che le collinette non esistono quasi dovunque più, ad eccezione appunto di resti molto limitati come quello di Montale. Dalle foto aeree si vedono però i terrapieni, talvolta anche fossati, vedete qui la porta d'ingresso, quindi forma quadrangolare, questa è una delle più grandi, arriva fino a 20 ettari di estensione, quindi ci sono delle terre mare
molto, molto, molto grandi, soprattutto nei periodi più recenti. Diciamo, quelle più antiche si collocano intorno a un ettaro, due ettari, cioè quelle del bronzo medio. Alla fine del bronzo medio e del bronzo recente ce ne sono alcune che arrivano fino a 20 ettari. Ecco, all'interno effettivamente questa è una planimetria di un abitato scavato abbastanza estensivamente nella bassa reggiana, che è quello di Santa Rosa di Poviglio, e qui vedete molto bene, qui c'è il fossato, questo è il ponte sul fossato, il terrapieno, la palizzata, le strade, e all'interno appunto delle strade degli isolati ci sono appunto queste case che vengono poi ricostruite fasi su fasi, e con un ordinamento assolutamente molto regolare e con appunto su una rete viaria sostanzialmente ortogonale. Quindi c'è un assetto, tra virgolette, urbanistico molto rigido e ripetuto nel tempo, tanto a far pensare appunto a lotti assegnati ai singoli raggruppamenti, tra virgolette, familiari, nel senso che probabilmente ricostruivano le case sulle stesse posizioni. Quindi questo, diciamo, è l'assetto che poteva avere una terramara non molto grande come quella di Montale. Vedete il fossato, le case ordinate secondo appunto uno schema molto regolare, e poi attorno naturalmente i campi coltivati, ecco, di cui parleremo fra poco. Le fasi principali delle terramare possono essere distinte in quattro grandi momenti: un momento di colonizzazione che si colloca tra la fine del bronzo antico e inizio del bronzo medio, e possiamo datarlo tra il 1650 e il 1550 a.C., un periodo di consolidamento che si colloca nel bronzo medio 2, più o meno tra il 1550 e il 1450 a.C., il momento del massimo apogeo che comprende all'incirca fra il 1450 e il 1225 a.C., poi la crisi e il collasso tra il 1225 e il 1150. Dopo questo momento le terramare scompaiono in maniera praticamente totale, soprattutto in Emilia, dove non c'è più niente in pianura, qualcosa continua nell'Appennino, ma invece in Emilia non c'è proprio più nulla, e questo rappresenta poi uno dei, diciamo, ancora problemi aperti. Ci sono appunto delle motivazioni, di cui poi magari parleremo se volete più avanti. Rimane comunque un punto ancora da definire, le motivazioni appunto di questo collasso drammatico appunto delle terramare. Qui appunto è il momento del massimo apogeo, la distribuzione delle terramare. Tenete presente che le parti, per esempio questa o questa qui intorno a Parma, insomma, sono dove ne contiamo di più, le differenze fra triangolini, quadrati pieni e quadrati con il puntino all'interno sono date dalle dimensioni. I triangoli sono quelli che arrivano a 3 ettari, i quadrati pieni quelli che arrivano a 9 ettari, e invece i quadrati con il puntino all'interno sono le terramare che arrivano a 10 ettari di estensione. Quindi probabilmente c'è anche un sistema gerarchico fra terramare più grandi e abitati di più piccola entità. Come vedete vi sono delle zone vuote, ma queste zone vuote sono, diciamo, apparentemente vuote, nel senso che sono semplicemente sovralluvionate, e quindi le terramare ci sono, ma sono sepolte a vari metri di profondità. Alcune di queste terramare, per esempio questa in queste zone, sono state trovate a 4, 5, 6 metri di profondità, magari mentre nella costruzione di qualche cosa, per cui ce ne sono. Probabilmente questa zona qui è altrettanto abitata di altre, dove appunto le vedete collocate, semplicemente, insomma, non si conoscono perché sono sepolte. Questo è il margine Appennino, naturalmente poi in Appennino ci sono altri abitati che qui non sono stati segnalati, ma insomma sono, c'è anche un retroterra rispetto alle terramare. Vi dicevo prima il successo delle terramare per 4-5 secoli, da che cosa è dato? È dato sostanzialmente da un forte, diciamo, e molto compatta organizzazione del territorio e sfruttamento del territorio. Questa che vedete qui è la zona intorno al Castello del Tartaro, che è nella bassa veronese, vedete qui appunto,
nonché anche dall'alveo del fiume, dipartono, queste tracce in verde, una serie di canali che delineano, i canali irrigui, che delineano sostanzialmente un'organizzazione del territorio, della campagna attorno appunto all'abitato, quindi un paesaggio agrario, suddiviso per lotti di terreni. Per cui è stato possibile capire appunto come era organizzato nell'età del bronzo questo territorio. E naturalmente, diciamo, questo accanto a un sfruttamento molto intensivo dal punto di vista agricolo, che ha portato a verificare appunto che la maggioranza, diciamo, delle coltivazioni erano destinate alla cerericoltura, quindi ci sono vari tipi di frumento, farro, poi c'è appunto altri tipi di cereali. Molto meno attestate sono le evidenze di carattere invece legate ad altri tipi di piante. C'è qualche leguminosa, ma poco di che. E l'altro aspetto, naturalmente, è relativa all'allevamento, in cui appunto poi qui c'è il professor. Evidenziano un'economia fortemente incentrata sull'allevamento dei caprovini, dei suini e dei bovini, in maniera differenziata, però sostanzialmente poi, soprattutto caprovini e suini rappresentavano la parte dal punto di vista percentuale, naturalmente per quanto riguarda in carne, insomma, i bovini potevano avere poi un altro significato. Però questo per dire appunto che invece la caccia è sostanzialmente una percentuale assolutamente limitata, nella maggioranza degli abitati si colloca intorno a percentuali che vanno dal 3 al 4 al 5%, quindi è veramente, diciamo, un'economia fortemente incentrata sull'agricoltura e allevamento. Poi accanto appunto all'agricoltura e all'allevamento c'è naturalmente tutto quanto un aspetto di economia legata all'artigianato, per cui oltre, diciamo, a forme di artigianato domestico semispecializzato, come può essere quello della ceramica, doveva esserci una forte, diciamo, importanza dell'artigianato legato appunto alla produzione di tessuti, questo lo sappiamo perché sono state trovate migliaia di fuseruole e pesi da telaio. Un artigianato correlato alla lavorazione del corno di cervo, tantissimo, corno di cervo che non veniva raccolto per la maggior parte, utilizzato da animali cacciati, ma con la raccolta invece dei palchi del cervo, e poi naturalmente invece un artigianato sicuramente specializzato che riguardava quello degli oggetti in bronzo, quindi in metallurgia. Nelle terre amare ce n'è veramente una quantità molto abbondante, questo legato un po' alle condizioni di trovamento, naturalmente, che sono differenti forse dalla maggior parte delle situazioni del centro-sud, dove appunto c'è maggiore erosione e quindi, diciamo, le cose possono conservarsi in maniera diversa, ma probabilmente anche perché effettivamente c'è l'evidenza che tutti i villaggi di una certa, diciamo, dimensione, o comunque quelli in cui sono stati fatti scavi più in estensione, hanno dato evidenze di produzione in loco di metallurgia, quindi sono state trovate forme di fusione, sono stati trovati ugelli perimantici e poi naturalmente tantissimi bronzi. Un'economia quindi molto sviluppata a cui si relazionava una società che era sicuramente una società che vedeva differenze di rango. Per esempio questa è la necropoli di Olmo di Nogara, le necropoli nelle terre amare sono sia inumazione che incenerazione, prevalentemente incenerazione, ma diciamo nel Veneto quelle più antiche sono inumazione. Qui vediamo appunto due soggetti dell'elite probabilmente delle terre amare, un uomo caratterizzato dal possesso della spada e del pugnale e una donna caratterizzata da una parure di spilloni da parata, perché sono grandi e con e quindi oggetti, diciamo, che in qualche modo ne caratterizzano lo status. Non tutti naturalmente hanno oggetti di questo tipo, nelle necropoli sono tante altre tombe, anzi la maggioranza, che non ha
oggetti d'ornamento, se andiamo a vedere gli ornamenti e le armi si concentrano soprattutto sulle tombe di adulti e di quindi c'è evidentemente anche una correlazione legata appunto alle classi di età. Quindi diciamo, lo status di personaggio, diciamo, di rango era dato dalla appartenere a un certo tipo di lignaggio probabilmente, e probabilmente a un segmento di un lignaggio. All'interno di questo segmento di lignaggio alcuni avevano appunto si connotavano in maniera socialmente significativa, altri molto meno. Poi tutto ciò però non aveva una evidenza a livello di differenziazione economica, cioè le distinzioni erano chiaramente legate al rango, ma ciò non comportava una differenza netta dal punto di vista economico. Infatti, se vediamo gli abitati, le case sono tutte quante uguali, questo per tutte quante le parti che noi abbiamo scavato, e diciamo comunque sono state scavate abbastanza, non ci sono evidenze di concentrazione di ricchezza sostanzialmente. Quindi c'è una divisione, però questa divisione è basata sul rango, cioè viene riconosciuta all'interno appunto dei gruppi di lignaggi o all'interno delle comunità, ma questo non comporta un accumulo di ricchezza particolarmente significativo, che comunque si vede, diciamo, a livello, diciamo, di altre evidenze archeologiche che non siano semplicemente quelle della distinzione appunto degli oggetti che definiscono lo status del defunto. Detto, facendo questa premessa, qui mi scuso per la sinteticità, ma altrimenti insomma avremmo dovuto dedicare tutta questa, diciamo, contro a spiegare questi aspetti. Quello che invece oggi possiamo affrontare appunto è il discorso di come siamo arrivati poi a costruire una proposta come quella appunto del Parco di Montale. Allora, ovviamente, diciamo, tutte quante queste ricerche fatte nell'Ottocento e poi proseguite, diciamo, riprese a partire dagli anni Ottanta del Novecento, produssero una quantità di raccolte archeologiche che furono collegate appunto ai dei musei. Questo che vedete qui è il Museo di Modena, la parte archeologica del Museo di Modena, nella sua allestimento ancora con le vetrine ottocentesche, e all'interno gran parte del museo è dedicato appunto alle terramare. Negli anni dal 1982 al 2002 io sono stato direttore del Museo di Modena, e naturalmente, diciamo, dati i miei interessi legati alla protostoria, ero molto interessato alle terramare, ma questo insomma, diciamo, non era semplicemente legato alle mie personali, era anche, diciamo, di fatto le terramare rappresentano l'evidenza archeologica più significativa del territorio, no? Quindi era in qualche modo importante lavorare sulla loro valorizzazione. Accanto appunto al lavoro che veniva svolto al Museo di Modena, però c'era il lavoro che veniva svolto in altre città, soprattutto dell'Emilia, ma anche appunto della zona del Veneto, soprattutto per esempio a Parma o a Reggio Emilia, con gli scavi condotti da Menea Bernabo Brea e da Mauro Cremaschi, o a Reggio Emilia anche da James Tirabassi, e poi, diciamo, nella zona della Bassa Veronese, per esempio dell'Università di Padova. Verso la fine degli anni 90 ormai tutto ciò era, diciamo, particolarmente divenuto una significativa, diciamo, concentrazione di nuove conoscenze rispetto alle terramare. Quindi da questo derivò una scelta di fare appunto attività di valorizzazione. Per quanto riguarda il Museo di Modena, noi cominciammo già all'inizio degli anni 90 a individuare in un lavoro, diciamo, che all'epoca si chiamava Atlante delle Terramare, delle ricerche finalizzate a capire lo stato di conservazione delle terramare e quindi, diciamo, anche le loro potenzialità. Rispetto a queste, naturalmente, una particolare attenzione finì proprio sulla terramare di Montale. Perché? Intanto perché la terramare di Montale è effettivamente il
il contesto maggiormente rappresentato all'interno del Museo di Modena. Poi perché era lo scavo proprio, diciamo, principale a cui appunto aveva dedicato la sua vita scientifica Carlo Boni, che era stato il primo direttore e fondatore del Museo di Modena. Ecco, qui vediamo lo scavo del 1871 e vedete appunto questo è Carlo Boni, una sezione assolutamente, come vedete, non in sicurezza, potremmo dire. Qui vedete lo spessore, ecco, pensate, fino a qui era tutta età del bronzo, poi la parte superiore c'era appunto un po' di cose etrusche, pochissime cose romane e poi del Medioevo. Però 4 metri e oltre erano lo spessore dello strato dell'età del bronzo, qui siamo sul fondo della terra mare. Questo scavo del 1871, nell'estate del 1871, viene fatto da Boni per un preciso motivo. In quell'anno, infatti, si svolge a Bologna il 5° congresso internazionale di archeologia preistorica e protostorica e quindi Boni viene chiamato insieme a Pigorini ed altri alla realizzazione di questo congresso, e siccome naturalmente Modena è nell'ambito dell'area delle Terre Mare, la più vicina a Bologna, si pensa di fare una gita proprio a Montale, quindi nel 3 ottobre del 1871 i convegnisti del 5° congresso di archeologia e antropologia preistoriche visitarono la terra mare di Montale appunto con questo scavo aperto, cosa che fra l'altro noi abbiamo rifatto nel 1996 quando ci fu il convegno dell'UISP a Forlì, e abbiamo riaperto la sezione di Montale, che vedrete fra poco, e fu ugualmente visitata. Questo, vedete, è il biglietto di escursione a Modena per la strada ferrata, partirono alle 4 di mattina per Modena, arrivarono a Modena, furono prelevati con le carrozze, furono portati appunto a Montale, dove furono sguinzagliati, ognuno raccoglieva cocci dappertutto, infatti il povero Boni è disperato perché gli strappavano le cose dalla sezione, il direttore del museo di Ferrara strappò dalla sezione uno spillone di bronzo, insomma, c'è una descrizione di questo genere, questo in mezzo al tripudio della naturalmente questo fu particolarmente importante perché Montale e le Terre Mare divennero famose, diciamo, dal punto di vista della comunità scientifica un po' in tutta quanta Europa. Gli scavi continuarono, nonostante che contemporaneamente continuasse anche purtroppo la cava di terriccio organico, cioè non avevano la forza all'epoca per fermare questo tipo di interventi di distruzione, no? Loro l'unica cosa che potevano fare è cercare appunto di scavare contestualmente appunto alla cava. Questa è la sezione che ricava Boni, vedete qui è lo strato dell'età del bronzo, quello strato successivo, e queste sono i terrapieni, qui è un disegno sostanzialmente ricostruttivo di come procedeva la cava, e questo è quello che rimaneva nel 1994. Vedete, la collinetta ormai era stata quasi tutta asportata, rimaneva solamente il pezzo sotto la chiesa, perché naturalmente avrebbero dovuto abbattere la chiesa. Non era una cosa del tutto peregrina, perché per esempio nella vicina terramare di Casinalbo, dove poi noi invece abbiamo scavato la necropoli, la chiesa fu effettivamente abbattuta per recuperare il terriccio organico e poi fu ricostruita. Qui invece si era conservata e quindi, diciamo, un pezzetto della collinetta era ancora evidente. Nel 1996, quando appunto ci fu il convegno a Forlì, noi riaprimmo, vedete, la sezione fatta, cioè diciamo il fronte di cava ottocentesco, che aveva fatto questo dente qui, come vedete. Questo è il punto dove si sono fermati nell'Ottocento. Quella fotografia che avete visto prima nel 1871 era sostanzialmente in questo punto qui, più o meno un po' alle spalle di questo signore che sta rilevando la sezione. Ecco, quindi questo è stato il primo intervento che noi abbiamo fatto, no? Cercare di capire che cosa si era conservato e rilevare la sezione.
A seguito di queste ricerche su Montale, ma di tante altre ricerche, nel 1997 il Comune di Modena, il Museo di Modena e il Comune di Modena trovano i fondi per fare una grande mostra che si chiama appunto Le Terre Amare, la più antica civiltà padana. Questa risulta essere una mostra enorme, cioè pensate che era una mostra faticosissima peraltro da fare, una mostra su un'area di sui 1500 metri quadrati, quindi una mostra, diciamo, penso per quanto riguarda la preistoria, in termini quantitativi, la più grande che sia stata fatta in Italia, insomma. Questi sono gli spazi con tante ricostruzioni, come vedete, che sono state fatte. La mostra fu organizzata poi anche con una guida, con un catalogone di più di 1000 pagine, una guida più piccola e anche una videocassetta che poi è diventato un DVD, la quale fu peraltro uno dei prodotti economici che più di successo, nel senso che oltre a essere venduta tantissimo durante la mostra, furono venduti i diritti alla RAI e quindi su questo per esempio guadagniamo un sacco di soldi su questo DVD, insomma è una cosa interessante per... era all'epoca, diciamo, c'erano ricostruzioni in 3D, c'erano delle, poi se volete ne ho una copia, quindi magari insomma si può vedere, c'erano appunto delle esperienze di archeologia sperimentale con la realizzazione di vasi e di oggetti in bronzo, quindi insomma era una cosa per l'epoca, stiamo parlando del 1997, in Italia era una cosa che si erano ancora viste poco. La mostra era fatta anche con tantissime ricostruzioni, vedete qui la ricostruzione dei gabbioni di Cassino Marchesi, lo strappo della sezione di Montale e poi naturalmente tantissimi resti archeologici, vetrine con i bronzi, con i vasi, tombe e tutto quanto quello che vi potete immaginare appunto che c'era appunto nella mostra. I dati della mostra sono questi. Arrivarono circa 40.000 visitatori, in realtà 39.000, ma insomma ho arrotondato per eccesso. Vi furono innumerevoli articoli sulla stampa nazionale e locale, passaggi televisivi, ci fu anche una prima serata su Quark, insomma, che obiettivamente insomma, è una cosa diciamo, abbastanza importante. E il catalogo, sia il catalogo che la guida ebbero un'ottima vendita, e anche appunto l'eccezionale successo del video di cui vi ho parlato prima. Il tutto, di cui poi vi parlerà meglio oggi pomeriggio la dottoressa Zanasi, perché lei ha tutti quanti i dati poi appunto di un sondaggio che fu fatto verso il pubblico, ci portò a capire che cosa, immaginare che cosa dovevamo fare dopo il successo di questa mostra. Perché dai questi diciamo, sondaggi che abbiamo fatto verso il pubblico avevamo capito che c'era una forte richiesta di un tipo di archeologia che fosse diciamo, diversa da quella che normalmente potevano, passiva diciamo, no, del museo o che in qualche modo veniva vista come passiva del museo di tipo tradizionale. No? E quindi c'era una richiesta molto forte verso un tipo di archeologia più interattiva, dove la gente in qualche modo vedeva ricostruzioni, poteva toccare oggetti, poteva vedere come erano fatti, poteva tutto quanto quello, insomma, che è tipicamente il prodotto di un certo tipo di musei all'aperto e di parchi archeologici. Poi vedremo che non tutti sono così, anzi lo vedrete oggi pomeriggio con la dottoressa Zanasi. Però a questo punto, siccome questa idea noi l'avevamo avuta già qualche anno prima, tant'è che riuscimmo a far mettere un vincolo sulla Terramare di Montale e quindi a impedire, vedrete la Terramare di Montale all'interno di un'area urbanizzata, no? E quindi a impedire ulteriore urbanizzazione dell'area e il comune di Castelnuovo Rangone, che era diciamo, che è l'area, il comune di riferimento della Terramare di Montale, ci seguì in questo discorso destinando l'area a parco archeologico sul piano regolatore generale. Quindi nel 1994 noi avevamo già questa idea.
Poi abbiamo fatto la abbiamo iniziato appunto a fare questo primo intervento di scavo che poi continuerà, e poi abbiamo fatto la mostra. A questo punto, dopo la mostra, noi abbiamo pensato che era il momento in cui potevamo, diciamo, andare a, effettivamente alla realizzazione di questo progetto che fino a quel tempo era rimasto, insomma, nel cassetto. E l'occasione ci fu data da un programma europeo, che era, all'epoca si chiamava Programma Raffaello, che era della decima ripartizione appunto della Commissione Europea, e il progetto era, noi lo chiamiamo Archeolive, Parchi Archeologici della Protostoria Europea, e i tre soggetti che erano necessari per poter partecipare, all'epoca erano tre i soggetti che potevano, bastavano tre sostanzialmente, oggi dipende un po' dalle dimensioni, ma si può arrivare anche a sei o anche più soggetti, furono Montale, quindi il comune di Modena, come leader del progetto, e poi Alstatt, che è un importante, e tra poco ne parleremo, area archeologica in Austria, nell'area di Salisburgo, e poi Unterhuldingen, che è un sito palafitticolo particolarmente significativo e importante nell'area del lago di Costanza, ma diciamo nella parte tedesca del lago di Costanza. L'azione 1 entro la quale appunto noi presentammo il progetto di questo programma Raffaello del 1998 si chiama Conservazione, Salvaguardia e Valorizzazione mediante Cooperazione Europea. Naturalmente, su che cosa giocammo questa possibilità? La giocammo sul fatto che appunto strutture come le terramare, ma anche come le palafitte, ma come tante altre aree archeologiche di tipo preistorico e protostorico, sono scarsamente visibili, non si vedono, e quindi come tali, no, sono difficilmente tutelabili, si salvaguardano poco, un po' perché non si sa che ci sono, no? E quindi sono più facilmente, diciamo, soggetti a distruzione, e un po' perché naturalmente non è importante l'importanza di queste strutture, di queste evidenze archeologiche, per poter far sì di creare appunto una consapevolezza e quindi rendere più facile appunto la loro salvaguardia e tutela. Quindi il concetto è: non c'era tutela, non c'è salvaguardia possibile senza una valorizzazione che in qualche modo ne evidenzi l'importanza e quindi renda socialmente possibile. Quindi il nostro progetto qual era? Per salvaguardare queste evidenze archeologiche così poco così, diciamo, di cui rimane molto poco, se non delle tracce nel terreno o dei pochi oggetti magari sepolti sul fondo di un lago, bisogna in qualche modo rendere visibili, bisogna che la gente si renda conto di cosa sono. Questo era, diciamo, era un po' a rischio, effettivamente questo ragionamento poteva essere un po', anche io continuo a condividere assolutamente, diciamo, la però poteva essere anche non concepito in tal modo dalla Commissione. Invece la cosa andò molto bene e arrivammo primi. Fummo selezionati e arrivammo primi. La cosa mi stupì molto perché, insomma, sì, era la prima volta che presentavamo un progetto, quindi insomma era anche un po'. Devo dire che in tutto ciò però siamo stati fortemente aiutati da che cosa? Nel comune di Modena c'era un ufficio destinato alla presentazione dei progetti europei. Cioè, se noi l'avessimo presentato con il linguaggio che avevamo noi archeologi, con, diciamo, la suddivisione che noi pensavamo di fare, non saremmo sicuramente passati, tant'è che quando io mandai il progetto all'ufficio Europa del Comune, loro me lo ricostruirono tutto e io mi offesi anche un bel po', nel senso che dissi: come? Cioè, qui non dite le cose che ho fatto io, cioè, no, non si può dire questo. Però mi convinsero che doveva andare così. Effettivamente, evidentemente, avevano ragione e quindi la cosa passò. Passò anche, credo, voglio sperare, perché tutto sommato, diciamo, i partner che noi avevamo, oltre noi stessi, i partner che noi avevamo individuato, avevano, diciamo, alle spalle una
una, diciamo, potenza dal punto di vista della loro tradizione di ricerca, della loro importanza all'interno appunto dell'archeologia protostorica europea particolarmente significativo. Intanto Hallstatt, come vedrete per poco, è insomma, noto, e addirittura c'è l'età di Hallstatt, insomma, no? Quindi è particolarmente significativo. Ma poi soprattutto dietro ad Hallstatt non c'era il comune di Hallstatt, che peraltro è un posto bellissimo, ma sono poche centinaia di abitanti. C'era il Museo di Storia Naturale di Vienna, era il Museo di Storia Naturale di Vienna che portava il progetto, non era il comune di Hallstatt, era il Museo di Storia Naturale di Vienna che era, diciamo, il referente scientifico. E invece Unterhuldingen era il parco archeologico dedicato alla preistoria più antico e più, diciamo, significativo d'Europa. Allora, questo è Montale, qui c'è Unterhuldingen e qui c'è Hallstatt. Quindi questa era, diciamo, noi, ecco, questa è Unterhuldingen, questa è la zona di Hallstatt. Dunque, partiamo da Unterhuldingen. Unterhuldingen è questo sito, che appunto lacustre, palafitticolo, che si trova sulla sponda nord del lago di Costanza, con, qui vedete appunto gli scavi fatti all'inizio del secolo. Questa è una ricostruzione del villaggio palafitticolo che è stato trovato appunto, che è ancora sepolto, appunto, sepolto, insomma, sotto l'acqua a poca distanza dalla riva ad Unterhuldingen. E già nel 1922 vengono costruite le prime capanne. Siamo nel 1922, quasi un secolo fa. E a proposito di questo, io vorrei farvi vedere un video che risale proprio al 1922, che è stupefacente perché dà l'idea di come già nel 1922 ragionassero su un tipo di divulgazione che poi è diventata sostanzialmente, diciamo, quella che viene utilizzata da tanti parchi europei. Qui c'è il reenactment puro, insomma, nel senso che hanno preso degli attori e gli fanno fare, appunto, come vedete, la ricostruzione della società neolitica, così come si poteva pensare all'epoca. Vediamo se riesco a farlo partire, se no chiedo, ecco, dov'è lui, forse mi può aiutare? Dunque, dov'è? Qua forse, per farlo partire. Ah, qua, ok, perfetto. È muto, quindi insomma. Queste sono le capanne che loro hanno ricostruito, che sono ancora esistenti, poi ve le faccio vedere. Sì, qui c'è un piccolo incidente di... Reinhardt, che è quello che scava il sito e che poi, diciamo, come vedrete per poi, ha una deriva, insomma, un po'... come dire, ecco, qui vedi, affondano proprio del tutto, ma... è divulgativo, cioè loro costruiscono questa cosa, è proprio un programma divulgativo, cioè un documentario sostanzialmente sulla preistoria e loro è proprio specificamente fatto per questo motivo, quindi dal punto di vista, diciamo, di quello che poi, no, viene appunto fatto
più tardi, cioè un'innovazione incredibile. Adesso noi ci fa sorridere perché appunto certe cose sono un po' ingenue, però pensate appunto all'epoca, insomma, che cosa doveva significare, cioè c'è una visione comunque. E la cosa appunto che, ecco questa qui, questa signora che, poi ecco la cosa anche interessante è appunto il fatto che, insomma, questi nudi femminili sono, insomma, legati a quel movimento naturista tedesco che proprio in quegli anni, no, è particolarmente forte, insomma, non è, cioè, anche appunto, non era normale poi, insomma, vedere nel 1922. Ecco, queste sono un po' imbranate, devo dire, in questo. Poi ci sono le scene anche un po'. No, ma poi doveva esserci, capito, anche una regia dietro, abbastanza. Vedete che la donna lì è truccata con quel tipico trucco che usavano, no, nel. E questo è il vecchietto che sta facendo la punta di freccia. E poi qui c'è la scena di caccia, insomma, con. Ecco qui. Qui hanno preso una quantità di una strage hanno fatto, insomma. Comunque anche le piroghe, no, vedete appunto, cioè. Un impegno economico differente. Queste sono le due capanne costruite nel 1922, appunto. Sono ancora in piedi queste, sì. Sono ancora in piedi. Naturalmente hanno fatto della manutenzione dall'epoca d'oggi. Tante altre parti, diciamo, del villaggio, comprese appunto con questo finanziamento europeo, che poi adesso poi vi dirò che in realtà il finanziamento europeo era una cosa molto limitata, però è stato importante.
Bang. Insomma, c'è un titolo, credo che sia una giornata di 5.000 anni fa, insomma, cosa del genere. Allora no, volevo far vedere semplicemente per spiegarvi appunto che diciamo, questa realtà poi di Unterhulding aveva... Oddio, aspetta, cosa ho fatto qua? Invece di fare... Ho richiuso questa cosa qua? Ok, no, dunque qua sotto... Ecco, per dirvi appunto che era una realtà appunto con una sua storia molto... importante e significativa, una storia che però ha avuto anche dei momenti diciamo un po' imbarazzanti, nel senso che ovviamente un misticismo legato appunto a questi mondi così insomma furono legati un po' alla retorica ariana poi del nazismo, e qui vedete Himmler in visita appunto a questo villaggio. Queste sono le due capanne, però una quindicina d'anni dopo insomma, e lo stesso direttore del che poi appunto è quello il primo scavatore, aderì al Terzo Reich, anzi fu un personaggio abbastanza piccolo il Terzo Reich. Comunque, superato questo momento, il museo di Unterhuldingen riprende negli anni 70, 80 e 90, e vedete, vengono costruiti nuovi nuclei. Questo è il nucleo del 1922, quello che abbiamo visto nella cosa, c'era un ponte che era qua, no? Invece viene costruito prima questo nuovo settore dell'età del bronzo, poi vengono ricostruite questo altro villaggio con tanto di fortificazione attorno del neolitico recente, queste sono le capanne dell'età del bronzo, ecco, queste invece sono quelle del neolitico recente, del tutto sperimentale, ricostruita assolutamente con tecniche sperimentali in epoca, negli anni 90. Queste non sono, come montale, tutte ricostruite, che altrimenti non sarebbero diciamo, frequentabili dal pubblico. Tant'è che questa ricostruita sperimentalmente non è aperta al pubblico, perché insomma, è pericoloso, nel senso che non ci possono andare dentro tante persone, perché non reggerebbe appunto il peso. L'altro sito, che è quello invece di Hallstatt, è estremamente importante nella storia appunto della ricerca archeologica. Hallstatt deve la sua ricchezza a una miniera di salgemma che fu sfruttata fin dalla fine del bronzo, circa dal XII secolo a.C., proprio il momento in cui comincia l'età di Hallstatt, e poi si suddivide in tanti momenti fino ad arrivare all'età del ferro, quando ad Hallstatt c'è un famoso sepolcreto molto ricco che è noto un po' dappertutto in tutto il mondo. Oltre però alla necropoli furono trovate tante altre attestazioni, a parte che la stessa miniera di sale è molto interessante, perché la parte scavata nella preistoria, siccome appunto c'è il sale, si è conservato assolutamente tutto. Cioè ci sono ancora, per terra è pieno delle torce che usavano i minatori dell'età del bronzo, ci sono le corde ancora usate dai minatori dell'età del bronzo,
ed è stato trovato anche un minatore sottosale tipo Baccalansom, adesso sono in streaming e non vorrei essere, però voglio dire, che però quello fu trovato nel 700 purtroppo è andato perduto, insomma, comunque si è conservato tutto molto bene. Fra le altre strutture che sono state conservate sono state trovate delle fosse con all'interno pieni di sale, con una struttura soprastante, e all'interno del quale c'erano delle parti di maiale particolari, cioè non tutto il maiale, ma semplicemente dei quarti sostanzialmente del maiale, credo, cioè una parte soprattutto del femore e delle parti, insomma, relative appunto alla produzione di quelle che normalmente vengono usate per il prosciutto. Di fatto queste erano delle... Scusate, qua c'è stato un problema di... No, mi sono scomparse delle immagini, non so perché. Di fatto queste strutture, di cui qui vedete lo scavo ottocentesco, erano delle strutture destinate alla salazione del maiale, sostanzialmente del parte maiale, probabilmente a rifare dei protoprosciutti, diciamo, insomma. E io, tra l'altro, le hanno rifatte anche sperimentalmente, hanno ricostruito queste strutture, quindi attualmente sono visibili, e poi hanno, diciamo, anche fatto i prosciutti con quella stessa tecnica che io ho mangiato, era anche abbastanza buono, insomma. Ora, quindi noi ci siamo trovati questi partner che erano particolarmente importanti e significativi, quindi avevamo, diciamo, come dire, un pedigree abbastanza, secondo noi, elevato per poter, diciamo, presentare un progetto in Europa. Le finalità del progetto, le vedete, erano quelle di integrare le conoscenze e confrontare le esperienze relative alla salvaguardia e alla valorizzazione dei siti protostorici attraverso la cooperazione transnazionale attuata dai tre partner. Due, definire ed attuare un comune progetto di salvaguardia e valorizzazione di siti archeologici in Montale, Astat e Unterhuldingen. Tre, ampliare il pubblico dei parchi e dei musei archeologici, con particolare riferimento ai giovani. 4. Sviluppare nuove opportunità di lavoro qualificato nel settore dei beni culturali. 5. Favorire il processo di coesione europea attraverso la comprensione e diffusione delle comuni radici storiche e culturali. Questi erano gli obiettivi, diciamo, principali. Tenete presente che siamo nel 1998 ed è un linguaggio che oggi, insomma, magari è in parte modificato, insomma, rispetto a quanto dovessi rifare oggi una cosa del genere, utilizzerei probabilmente altre parole, no? Ci sono appunto delle parole chiave che sono. I risultati attesi, anche su questo noi dovevamo appunto scrivere esattamente che cosa, cioè il progetto prevedeva appunto, naturalmente era molto articolato, era arricchimento delle conoscenze scientifiche dei partner relativamente alla società della protostoria europea, l'individuazione di aggiornate metodologie per la salvaguardia e la valorizzazione di aree archeologiche protostoriche, l'attuazione di nuovi studi e ricerche archeologici nelle aree protostoriche di Montale, Astat e Unterhuldingen sulla base di metodologie scientifiche avanzate, la destinazione dei siti di Montale, Astat e Unterhuldingen ad un uso di fruizione culturale attraverso la creazione o l'ampliamento di parchi archeologici, la realizzazione di iniziative culturali e attivazione di servizi per l'accoglienza del pubblico, l'incremento dei visitatori, la creazione di nuovi posti di lavoro per operatori di parchi archeologici, diffusione di pubblicazioni plurilingue sulle società protostoriche, specializzazione di operatori culturali e tecnici presso i musei parchi, dei partner, predisposizione di percorsi per ampi settori di pubblico, eccetera. Insomma, erano una quantità L'altra cosa che abbiamo dovuto specificare erano le attività attraverso cui noi avremmo dovuto attendere questo progetto, cioè nel senso che volevano appunto che descrivessimo tutte quante le tappe di questo percorso. Noi le abbiamo divise in tantissime attività, no? Erano 6 le attività complessive. La prima attività era l'impostazione metodologica del progetto, fatta attraverso un confronto scientifico, definizione dei principi metodologici condivisi per l'attuazione del progetto. E questo avrebbe portato all'elaborazione di linee guida per orientare la collaborazione dei partner nell'attuazione dello stesso progetto. La seconda attività era lo studio ed elaborazione di un modello comune di parco archeologico per protostorico, che avrebbe portato attraverso tutti quanti questi punti a uno studio di fattibilità.
Il terzo punto era la realizzazione vera e propria dei parchi archeologici Open Air Museum, poi un quarto era l'apertura al pubblico dei parchi, con la definizione di attività di modalità organizzative e gestionali, realizzazione di attività e servizi, formazione di operatori, definizione e attuazione di programmi didattici e divulgativi. L'attività 5 è il controllo e la valutazione dei risultati, l'attività 6 è il coordinamento delle attività e diffusione dei risultati, era diciamo un'attività che era per ultima ma che praticamente attraversava temporalmente tutte quante le altre. Come avete capito le prime 5 sono in ordine temporale, cioè si succedono nel tempo. Poi ci abbiamo chiesto appunto un altro aspetto, l'impatto socio-economico. Per Montale e Alstatt che facevano dei parchi archeologici ex novo, erano previsti circa 20.000 visitatori annui, poi vedremo se sono stati raggiunti o meno, almeno per quanto riguarda Montale. Nuove opportunità lavorative da 3 a 5 persone impiegate stabilmente all'interno dei parchi, effetti positivi sul sistema turistico e commerciale, per Unterhuldingen che aveva già una sua significativa insomma, presenza di parco archeologico, l'aumento di visitatori era di 15.000-20.000 visitatori annui, e poi naturalmente anche qui effetti positivi sul sistema turistico e commerciale. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi riguardo appunto a Unterhuldingen e Alstatt, che Alstatt aveva diciamo già la miniera visitabile e si trova in un posto splendido, nel senso che c'è un meraviglioso lago in mezzo alle Alpi, quindi di fatto è in un posto diciamo turisticamente molto attraente. Unterhuldingen si trova nel lago di Costanza, che è una delle mete diciamo tra virgolette balneari dei tedeschi, maggiormente appunto, quindi anche questo è un luogo turistico. Unterhuldingen ha è una istituzione privata di fatto, è una fondazione, e i loro visitatori all'epoca del nostro, nel fine degli anni 90, erano intorno ai 280.000. visitatori annui, quindi avevano diciamo già un significativo presenza di pubblico, tanto significativa da potersi sostanzialmente autosostentare e anzi avere anche qualche piccola riserva per fare della ricerca, cosa che insomma per noi ovviamente era diciamo e non ce l'avevamo neanche posto diciamo questo problema, per noi era già diciamo tanto riuscire ad arrivare a farlo e comunque a renderlo in qualche modo sostenibile. Vedrete poi insomma che cosa abbiamo ottenuto da questo punto di vista. Per quanto riguarda le spese del parco di Montale, una cosa che vi devo dire immediatamente è che il progetto europeo in realtà fu relativamente basso, vedete che alla fine fu l'8%, e il finanziamento era di 250.000 euro, di cui 125.000 andarono al leader, cioè a noi, e gli altri 125.000 ai due partner, cioè 75.000 ad Alstatt e 75.000 a Unterhuldingen. Però questo fu molto importante perché a quel punto i comuni di Modena e di Castelnuovo Rangone e gli altri soggetti che erano la provincia e la regione e anche la Fondazione Casa di Risparmio non potevano tirarsi indietro, ormai l'Europa aveva finanziato un progetto e quindi a quel punto dovettero appunto dare la loro disponibilità. E la cosa andò in questo modo, il comune di Castelnuovo Rangone contribuì per un 37%, vedete, che facendo che cosa? Acquistando i terreni che erano della chiesa e pagando alcune strutture. Il comune di Modena, attraverso il museo e lo stesso comune, invece contribuirono per un 45%, sia con le ricerche e gli scavi che portarono poi all'individuazione appunto di queste strutture, alla ricostruzione di cui tra poco vi parlerò, sia appunto con tutta quanta la ricostruzione del villaggio che abbiamo fatto. Gli altri patri naturalmente invece hanno contribuito in maniera molto più limitata, ma comunque dando però un finanziamento anche loro. Complessivamente il budget che noi abbiamo raggiunto era di 1,5 milioni e questo è quello che ci è servito per costruire il parco.
Quindi torniamo un po' a Montale e vediamo che cosa abbiamo fatto negli anni compresi dal 1994 in poi. Allora, qui vedete la collinetta com'era. Vi ho detto appunto nel 96 la prima, diciamo, lavoro archeologico con la riapertura del fronte di cavo ottocentesco, e dal 98 in poi gli scavi, che sono durati fino all'inverno del 2001. Durante questi scavi noi abbiamo trovato moltissime evidenze strutturali. Questo è il piano basale dello scavo con le buche di palo, qua vedete come si presentavano. Questo è lo scavo del 98-2001, questo è il piano di cava del XIX secolo, in particolare degli scavi del 1871, e come vedete noi questo l'abbiamo riscavato riscavando, diciamo, le buche di palo, però è stato molto importante perché l'abbiamo potuto relazionare a quelle che abbiamo trovato nello scavo nostro, quindi in questo modo siamo riusciti a ricostruire alcune delle strutture. Infatti, come vedete, queste sono le buche di palo ottocentesche del nostro scavo, vedete, raggiungono profondità diverse a seconda delle fasi da cui partono, quindi noi abbiamo potuto attribuire quelle ottocentesche a seconda della profondità che raggiungevano o alla fase 2 di Montale o alla fase 1, cioè quelle più profonde, quelle blu e rosse sono nella fase 1, quelle verdi e rosa invece erano nella fase 2. Questo, vedete, è la prima capanna che in parte, la capanna più antica, che in parte abbiamo trovato all'interno del nostro scavo e in parte abbiamo ricostruito all'esterno. I pali in rosso sono quelli che servono per l'alzato, cioè per, qui vedete la pianta della capanna, la sezione della capanna, e invece in blu sono i pali dell'assito. Questa è la pianta, che è una casa a tre navate, vedete, con un portico laterale. In rosso, appunto, ripeto, le pali che sono legati all'alzato della casa, e in azzurro invece quelle legate all'assito. E questa appunto è la ricostruzione che abbiamo fatto. Questa capanna fu smontata e non ha lasciato resti digni visibili. La seconda invece, quella di fase 2, abbiamo trovato tutti quanti i pali ancora in loco, purtroppo in gran parte tagliati dalla cava ottocentesca, ma come vedete ancora inseriti all'interno delle buche di palo. Eccoli qua, schiacciati dal peso, quindi erano diventate delle specie di sogliole, però insomma, come vedete, entravano nel buco di palo in maniera molto evidente. Oh, questa era la fase, diciamo, di base, dove appunto i pali andavano a appoggiarsi. Questo invece è il crollo della capanna, quindi una cinquantina di centimetri più in alto. Qui vedete le pareti della struttura della casa crollate sul piano, qui vedete le assi in legno, i rami che servivano appunto per le pareti. Qui, rialzando i pali che erano stati abbattuti nella loro altezza, abbiamo potuto, diciamo, rimetterli in verticale e vedere che c'è praticamente questo gruppo di pali da una parte e poi c'è una specie di stradina in mezzo e gruppi di pali dall'altra. E questa è, diciamo, la ricostruzione che siamo riusciti a farne. Vedete, appunto, qui erano due case di cui una abbiamo solamente la parete crollata e dell'altra avevamo anche, diciamo, poi una parte del pavimento, quindi siamo riusciti anche a capire a che altezza si collocava, diciamo, l'assito. Eccola, più nel dettaglio. E qui c'era appunto questa specie di stradina che doveva, diciamo, dividere le due case. Queste sono quindi le due capanne, vedete, ricostruite sostanzialmente una sull'altra. Questa è la fase più antica, questa è la fase più recente. Siamo una nell'ambito dell'inizio del Bronzo Medio 2 e una verso la fine del Bronzo Medio 2, quindi fra l'una e l'altra passano 50-60 anni, non di più. E questa è la pianta della seconda fase, anche qui casa a tre navate con portico, quindi molto simile una all'altra. E queste sono poi le ricostruzioni che ne abbiamo fatto, di cui
ve le faccio vedere, questa è la più antica e questa è la più recente. La più antica aveva un assito a circa 1,20 m di altezza, mentre invece quella, la più recente, aveva intorno a 90 cm di altezza. Visitabili? Sì, sì, dopo vi faccio vedere tutto, vi faccio vedere anche gli interni. Sì, sì, certo, sono visitabili. Sì. Ecco, le fasi sono queste, come vedete, delle case. Abbiamo la fase 1, la fase 2, poi abbiamo una fase 3, di cui abbiamo rintracciato solamente una parte solo della struttura. La fase 4 pure, che è la prima, non più ad assito ligneo, ma direttamente costruita a terra. E poi una fase sesta, che invece si diversifica un po'. Però vedete che tendenzialmente vengono costruite una sull'altra, leggermente disassate. Quindi anche qui, come abbiamo visto prima di Santa Rosa di Poviglio, praticamente i lotti destinati alla costruzione delle case sono, si ripetono nel tempo. Questa è la fase terza, con un incendio, anche questa distrutta un incendio, quella precedente. Questa è la fase quarta, con il battuto, un tratto del pavimento, la prima costruita a terra. Poi, fra la fase quarta e la fase quinta, accidenti, perché abbiamo trovato un'area metallurgica, di produzione metallurgica, con la fossa di fusione, cenere e carboni, moltissimi ugelli permantici, forme di fusione. Ecco, queste sono le forme di fusione, gli ugelli e i soffiatoi perimantici. Qui vedete appunto la fossa in verde, sono appunto quelli concentrazione. Moltissimi resti in bronzo, un idoletto da questa fase. Invece nella fase sesta abbiamo trovato ancora una terra, qui vedete ancora con l'impianto dei pali a terra, quindi una casa a telaio con il pavimento in limo. Qui abbiamo trovato invece tantissime fuseruole appesi a telaio, e questa è una ricostruzione della fase sesta. Infine, dalla fase sesta in poi non abbiamo trovato più evidenze strutturali, ma solo di case, ma solo focolari e questo livello di incendio, che è costituito da semi, cioè questi sono semi carbonizzati cereali, quindi sono milioni di semi di carbonizzati. Ecco, abbiamo un po' una... La situazione quindi stratigrafica l'abbiamo poi, questa qui è già la parte divulgativa, per noi è che, dunque, l'abbiamo riassunta in questo modo, vedete una sezione stratigrafica con tutte quante le evidenze, un po' riassemblate in modo da far capire poi alle persone che cos'è una stratificazione archeologica, con le date sia archeologiche sia quelle assolute al C14 che sono qua dentro, ma comunque questo è il range delle datazioni. Quindi vedete che le fasi più antiche, quelle delle due capanne, stanno all'interno del bronzo medio 2, poi le fasi che vanno dal 3 all'8 nel bronzo medio 3, e invece appunto le ultime fasi nel bronzo recente. Queste sono le datazioni radiocarboniche, che come vedete sono in successione abbastanza evidente, e che si datano all'incirca fra la fine del XVII alla fine del XIII secolo a.C. Questo per quanto riguarda gli scavi, molto velocemente, quindi ottenere dagli scavi un bel po' di informazioni in relazione alla quantità di terreno scavato. Poi abbiamo naturalmente utilizzato tutti quanti i dati che potevamo dedurre dall'Ottocento, quindi il fossato, il terrapieno, tutti quanti questi dati qui li avevamo un po' dall'Ottocento. Noi abbiamo individuato le piante delle case e altre evidenze, come appunto le strutture legate appunto alla produzione del metallo, del bronzo, e poi aspetti legati all'economia, come appunto i resti di fauna, e poi appunto tutto quanto quello che riguarda le evidenze archeobotaniche. Montale è qui,
Quindi siamo all'interno di un'area urbanizzata. È una frazione del comune di Castelnuovo Rangone, ma in realtà sarebbe più propriamente definibile come un quartiere di Modena, sostanzialmente, un quartiere residenziale di Modena. Questo naturalmente impone un problema, no? Immediatamente la diversifica è molto evidente sia da Unterulni che da Astat, che sono due luoghi molto carini, molto belli, uno sul lago e un altro sulle Alpi, oppure come potrebbe essere Torre Guaceto. Cioè, questo è, detto in altri termini, è, dal punto di vista paesaggistico, è veramente, insomma, non c'è niente di particolarmente bello e significativo. C'è però questo elemento importante della presenza ancora di un pezzo di collinetta, quindi un frammento di un paesaggio storico che si è conservato, legato appunto alla struttura terramaricola, e un'area che incredibilmente nel tempo si era conservata come un'area verde. Vedete appunto che tutto quanto il paese è stato costruito intorno, questa è la chiesa. Perché? Perché qui c'è il cimitero, e quindi avevano rispettato intorno al cimitero un'area appunto di verde, non perché ci fosse la terra mano, ma perché c'era il cimitero. Quindi, però questo cimitero ci è stato utile perché aveva appunto conservato quest'area verde. Quindi c'era immediatamente un problema, che era quello di immaginare come poter costruire un parco archeologico all'interno di un paese, anzi nel punto centrale del paese, perché c'era la chiesa, insomma, no? Che è il punto di riferimento storico, diciamo, di tutta quanta la frazione. E c'era un'area verde, quindi doveva essere giocata su più piani, doveva essere un parco urbano, ma contemporaneamente anche un parco archeologico. E questo necessitava di un problema. Quindi abbiamo distinto parti. Una parte che è questa, dove appunto c'era l'area di scavo, dove ci sta la parte residuale della terramara, e dove abbiamo fatto i servizi di accoglienza, il percorso di visita con una serie di pannelli, l'area di scavo, l'area didattica, che è un edificio annesso al laboratorio didattico, insomma, annesso alla chiesa, e poi il percorso naturalmente che viene fatto. E poi una seconda parte che non c'entra niente con l'area archeologica, perché questo, vedete, è il terrapieno della terramara e qui è il fossato, in cui abbiamo fatto le ricostruzioni. Cioè le ricostruzioni non abbiamo fatte ovviamente nell'area archeologica, ma le fatte accanto all'area archeologica. Quindi abbiamo ricostruito un pezzo del fossato, le fortificazioni del villaggio e le due capanne, e poi una serie di altre evidenze strutturali come le fornaci per la cottura delle ceramiche, la fossa di fusione, delle aree di coltivazione sperimentali. Questa, diciamo, è la situazione. Come vedete, qui ci passa appunto la statale, peraltro. Qui è l'area di accoglienza, questa è la depressione del fossato, che non si vedeva più, ma che noi abbiamo riaccentuato, così come non si vedeva più il terrapieno, ma noi l'abbiamo riaccentuato. I sassi che vedete qui sopra sono stati messi perché nel Medioevo avevano riutilizzato il terrapieno dell'età del bronzo, facendoci sopra la cinta di fortificazione che era in muratura. Adesso li abbiamo dovuti togliere, quei pochi residui, perché siccome in pianura un sasso è un bene prezioso, no? E allora qualsiasi persona avesse avuto bisogno di fare un sasso, che faceva andare al parco e si prendeva un sasso, insomma, fatto sta che dopo un po' questi sassi non c'erano più, insomma, quindi è rimasto sostanzialmente praticamente solamente l'evidenza del terrapieno dell'età del bronzo. Questo, come vedete, è appunto la chiesa, l'area archeologica, il terrapieno e l'area del fossato. Nei pannelli, il primo pannello che è qui spiega sostanzialmente come si è evoluto nel tempo, no? E quindi la collinetta com'era prima che iniziasse la cava e prima che iniziassero gli scavi. Questo era l'aspetto appunto che aveva Montale. La chiesa, l'edificio annesso alla chiesa e il piccolo cimitero, e qui la frazione. L'inizio della terramara vedeva però un'area completamente diversa, cioè un corso d'acqua
nel Grizzaga, che oggi è piccolo ma all'epoca era un po' più grande, e un ramo secondario. All'interno un'area leggermente rialzata di circa un metro e mezzo, 1,5-2 metri, dove appunto fu stabilita la terra amara. Per far questo tagliarono e estirparono i pali. Noi abbiamo trovato delle buche che sono date proprio dall'estirpazione delle piante, e queste buche sono sul piano basale della terra amara, così come abbiamo trovato delle evidenze appunto di querce bruciate proprio sul piano di fondo della terra amara, sul piano basale della terra amara. Questa, diciamo, era la sezione che è stata fatta da Carlo Boni nell'Ottocento. Vedete, i terrapieni erano stati già evidenziati da lui. E noi che cosa abbiamo fatto oltre a quello che ha trovato lui? Abbiamo avuto la fortuna di poter fare una trincea e quindi abbiamo ritrovato esattamente l'estensione del terrapieno, che effettivamente aveva le dimensioni di cui parlava Boni, intorno ai 13 metri, e poi abbiamo ritrovato anche il fossato, che era largo 35 metri, quindi una cosa enorme, insomma. Questa è la situazione della terra amara all'inizio, quindi il corso d'acqua principale, il ramo secondario e il dosso naturale. Quando arrivano, scavano, ampliano, diciamo, il letto del corso d'acqua, circondano la terra amara con un fossato, utilizzando anche il ramo secondario, quindi la terra amara viene appunto circondata, costruiscono gli argini con le palizzate sopra, questo è l'esito, e questo è probabilmente come doveva apparire Montale come terra amara. Questa è la stratificazione che viene, diciamo, a determinarsi in età del bronzo, circa 4 metri. Alla fine dell'età del bronzo i fossati sono colmati. Poi c'è un'occupazione di età etrusca, molto limitata nel tempo e molto poco evidente, ma comunque appunto con alcuni resti, un bronzetto, alcune ceramiche etrusco-padane. C'è un'occupazione di età romana, questa è appunto l'edificio rustico viene costruito al di sopra. C'è una fase di occupazione di età longobarda, vicino è stata proprio attaccata, è stata trovata una tomba, e d'altra parte la chiesa è dedicata a San Michele, che è uno appunto delle divinità dei santi che sono, diciamo, particolarmente oggetto di culto in età tardo-longobarda. Nel 1100 viene costruito il castello, di cui abbiamo trovato delle tracce. E poi questi sono gli spessori, vedete, che vanno dall'età etrusca all'età medievale, quindi estremamente limitati nel tempo. Infine abbiamo questo affresco che risale alla fine del 500, dove viene raffigurata la collinetta di Montale. Quindi vedete, nel 500 c'è appunto la chiesa che sta sopra questa collinetta, che naturalmente era un elemento che spiccava nella pianura assoluta della Padana, insomma. Qui è la chiesa attuale settecentesca. Questo è lo spessore, gli spessori depositi, e più o meno questo è quello che noi abbiamo fatto. Questi sono lo scavo, l'asportazione della cava e ottocentesca, e questi sono i nostri scavi fatti dal 1996 al 2001. Dunque, tornando, diciamo, all'area di visita, quindi ci sono questi pannelli, si raggiunge l'area archeologica, che come vedete è stata ricostruita con praticamente ripetendo il paesaggio che c'era, cioè le altimetrie che c'erano. Sostanzialmente è stato un avanzamento della collinetta rimettendoci la terra sopra, proprio per cercare di evitare qualsiasi tipo di impatto, e quindi di fatto è come entrare nel sottosuolo della collinetta. Questa è la sezione, che naturalmente è fatta appunto con uno strappo della sezione, cioè non è la sezione, cioè è vera la sezione nel senso che c'è un centimetro o pochi centimetri di terra reale, ma dietro, insomma, è sostenuta da una struttura in vetro resina, così come è tutta ricostruita nello stesso modo, sia questa parte di sezione davanti, sia il piano di scavo che noi abbiamo del crollo, che vi ho fatto vedere prima, che noi abbiamo, di cui abbiamo fatto un calco e che abbiamo conservato.
Questo è il suolo originale della terra amara con i pali inseriti nelle buche di palo che sono quelle appunto che portavano all'alzato. Queste sono le varie fasi. La struttura, questo diciamo, è il deposito fino all'altezza del crollo della seconda capanna e questa è diciamo, tutta la struttura che, archeologica, dell'area archeologica che vedete appunto nel suo insieme. Qui adesso non si vede perché all'epoca ancora non c'era, ma c'è diciamo, anche la possibilità di un telo con una proiezione che spiega un po' tutte quante queste cose che vi ho spiegato in maniera sicuramente più dettagliata e anche diciamo in qualche modo forse più adatta a un pubblico pubblico generico insomma. E la ricostruzione della capanna. Qui la stratigrafia che vedete attaccata, la stratigrafia diciamo, di tipo divulgativo che è attaccata alla stratigrafia reale, eccola qui, che spiega quindi le varie fasi, e tutta quanta questa parte qui fa vedere sostanzialmente le foto dei vari momenti con la ricostruzione. Sono le piante, vedete, con le varie vignette di tutto ciò che abbiamo dovuto ricostruire a livello di costruzione, smontaggio, crollo, incendi, tutte quante le vicende che hanno formato la stratigrafia. Quindi stratigrafia, esemplificazione della stratigrafia secondo insomma, un modo diciamo, di illustrazione che riteniamo che la gente possa diciamo, interpretare meglio. E poi accanto a ognuno di degli aspetti specifici che abbiamo trovato, le planimetrie, insomma le foto planimetriche e poi in cui sono questi cioè, poi accanto comincia appunto la descrizione per materiali archeologici dei materiali archeologici suddivisi per fasi. Vedete appunto una scolaresca in visita, eccoli qua, quindi come vedete appunto tutta un'evoluzione, no? Dagli oggetti più antichi agli oggetti più recenti divisi per classi di materiali. Quindi dagli oggetti in corno, in bronzo, in ceramica, le anse in particolare, poi qui vedete tazze e scodelle, qui vedete forme chiuse e qui facciamo vedere un po' come è evoluta nel tempo i resti archeologici trovati a montare, come sono evoluti, e quindi diamo una spiegazione di come poi noi li abbiamo interpretati. Abbiamo trovato tantissimi oggetti in legno, anche un coltello, per esempio in questo caso, degli archi, dei punteruoli in legno, questo è l'arco, questo è un aratrino, dei falcetti, poi tantissime fuseruole, pesi a telaio, punte di freccia in corno, punteruoli in corno di cervo decorati con ancora il punteruolo in bronzo, pugnali, montanti di bardatura equina, alamari in corno di cervo, asce in bronzo, spilloni, testi spillone di vario tipo, sia raggiate che appunto queste decorate, punte di freccia in bronzo. Quindi diciamo, viene data un po' la spiegazione di tutti quanti gli oggetti principali che abbiamo trovato naturalmente in questa parte. Poi accanto a quel pannello che vi ho fatto vedere con appunto, l'evoluzione di tutti i resti archeologici divisi per fasi ci sono appunto quelli legati appunto agli aspetti archeobotanici.
quindi analisi polliniche in cui si vede il momento inizio della terra amara con l'abbassamento della foresta, la diminuzione molto evidente della foresta che passa da un 70% a un 35% e poi progressivamente l'abbassamento ancora successivo verso la fine di utilizzo della terra amara e contemporaneamente invece l'aumento legato all'abbassamento della foresta, l'aumento del cereali e delle aree a prato. Ugualmente sempre suddivise secondo appunto questo modello, queste le fasi archeologiche, anche le evidenze legate ai semi e frutti, quindi cereali, gli altri che sono soprattutto leguminose, suddivisi per le varie tipologie. Una cosa particolarmente interessante è stata anche far vedere appunto questa evidenza, per cui vedete come nel tempo c'è un cambiamento molto significativo fino alla fase ottava, praticamente prevale, quindi diciamo alla fine del bronzo medio, prevale il corniolo, quindi abbiamo trovato tantissimi bacche di corniolo, e poi da un certo punto in poi c'è un'inversione di tendenza totale per cui troviamo praticamente solamente vinaccioli. Che significato ha questo? Allora, con le bacche di corniolo si può fare una bevanda fermentata alcolica. Si fa ancora in Turchia, per esempio. I vinaccioli sono, dalle analisi morfometriche che sono state fatte, si collocano in una percentuale piuttosto elevata all'interno della specie domestica, diciamo, dei taxa domestici, e una parte, diciamo, che invece è ancora pertinente alla specie, tra virgolette, selvatica. Quindi è probabile che siamo però già a un momento di iniziale domesticazione della vite. E quindi sostanzialmente, per quel che ne possiamo dire, anche relazionandola poi ad altre evidenze archeologiche, ovviamente l'inizio dell'utilizzo della vite per la coltivata per fare bevande alcoliche. Vino, in altri termini, o quello che diciamo può essere il suo predecessore. La stessa cosa è stata fatta per la fauna, a cui appunto è poi proprio contribuito il professor De Grossi, e qui vedete appunto bovini, pecore e capre, maiali e gli animali selvatici, che come vedete sono pochissimi, come vi dicevo prima. La cosa abbastanza significativa è l'aumento delle capre nella parte terminale, quando contemporaneamente abbiamo l'abbassamento della foresta e diciamo dallo spettri pollinici si vede che c'è una situazione più arida, e anche appunto la diminuzione contemporanea dei maiali in relazione a questo aumento. Qui invece diciamo una cosa sintetica, che non tiene conto diciamo, delle fasi, ma che divide Montale un po' per tutto quanto il periodo, per tutto quanti i periodi. All'interno dell'area archeologica, come vedete, questo ve ne parlerà poi più specificamente oggi pomeriggio Cristiana Zanasi, sono state diciamo, individuate, è stata realizzata dei piani di archeologici fatti appunto con resti in parte veri, per esempio le ossa o le corna di cervo che vedete, qualche frammento in ceramica oppure oggetti in ceramica che noi abbiamo ricostruito, rotto, rimessi lì. Poi invece sono delle imitazioni di spilloni, di altri oggetti archeologici. Poi vedete abbiamo fatto delle buche, dei focolari, delle strutture lignee, eccetera. Tutto viene ricoperto di terra e ragazzi poi delle scuole fanno gli elmetti, non sono semplicemente diciamo scena, è proprio legato al fatto che, come vedete, questo sotto è piuttosto basso, quindi l'elmetto è particolarmente importante. Quindi i ragazzi che fanno scavano, trovano questi oggetti e poi dopo, lo spiegherà poi nel pomeriggio la dottoressa Zanasi, fanno un percorso che insomma, replica il percorso dell'archeologo, insomma, quindi l'interpretazione dell'oggetto archeologico, come dall'oggetto archeologico si arriva poi a ricostruire magari una capanna, come da un
un elemento apparentemente banale, insomma, si possa ricostruire tante cose. Questa è l'area didattica, di cui poi parlerò il pomeriggio, che si trova appunto in questo punto qui, quindi è un'era, diciamo, correlata all'area di scavo e alla chiesa. Il percorso prosegue con una serie di pannelli e poi si entra nella zona del fossato, che è questo qui, e delle fortificazioni. Questo è il ponte che abbiamo fatto, che attraversa il fossato. Il fossato naturalmente non l'abbiamo potuto fare di 35 metri perché non avevano spazio, insomma un poco più di 20. Il ponte naturalmente non poteva essere un ponte preistorico, essendo questo stesso, come voi capirete, vi ho detto prima, siamo all'interno di un paese, quindi questi sono tutti quanti i percorsi che la gente usa normalmente per andare in bicicletta, per tornare a casa, per fare una passeggiata nel parco, quindi è un parco che ha questa doppia funzione, no? Un parco urbano, la gente ci cammina normalmente e poi c'è una parte archeologica, quindi questo ponte serve anche per la gente normalmente per andare da una parte all'altra del paese, quindi non potevamo, diciamo, farlo pericolante. Ecco. Queste sono le ricostruzioni appunto delle fortificazioni, vedete appunto che questi tipi di cassoni sono quelli che sono ripresi dallo scavo della Terramare di Castiglione dei Marchesi. Qui è un momento, diciamo, della costruzione dei cassoni che in parte sono stati fatti in archeologia sperimentale. Cioè tutto quanto il parco, e questo appunto è una cosa che è, diciamo, importante dire, prevede, ha previsto dei momenti di archeologia sperimentale, ma naturalmente non abbiamo potuto ricostruire tutto quanto in archeologia sperimentale, sia perché questo avrebbe comportato tempi e costi insostenibili, ma soprattutto perché le strutture non sarebbero state frequentabili. Cioè, nel senso che questi sono autoreggenti, ma le capanne le abbiamo dovute, diciamo, poi sono mascherati, ma imbullonare, cioè ci sono perché la gente ci va dentro, insomma, migliaia di persone all'anno, decine di migliaia di persone all'anno. Quindi. Queste sono appunto le strutture, vedete appunto il paese attorno, e poi abbiamo ricostruito le case. Questa è la pianta della casa più antica, vedete, questa è la pianta vera e propria, questa è la pianta della casa ricostruita, quindi come vedete assolutamente simili, cioè i pali sono stati riposizionati nello stesso modo, sono semplicemente un pochino raddrizzati, ma sostanzialmente posizionati nello stesso modo, e la stessa cosa anche per la pianta della seconda capanna. Anche queste sono state ricostruite in parte con l'archeologia sperimentale, qui vedete le asce, tipiche delle terramare, in bronzo, con cui abbiamo ricostruito queste case. Ecco, queste sono le varie asce che avevamo a disposizione, poi avevamo naturalmente anche oggetti, alcune delle lavorazioni sono state fatte effettivamente con le asce, altre sono state fatte invece, insomma, con strumenti moderni. Qui cominciano a essere montati, appunto, i montanti per l'alzato, nelle varie fasi di ricostruzione delle capanne. Qui comincia l'assito, poi le legature, ma oltre a queste legature, naturalmente, qua in mezzo ci sta il bullone, il perno, diciamo, in acciaio, perché insomma altrimenti non. Questi sono i sistemi di costruzione che abbiamo utilizzato, vedete, alcune lavorazioni venivano fatte anche. Ecco, queste qui, per esempio, molte di queste le abbiamo fatte con gli scalpelli di bronzo. Prego? Se venivano bruciati? Allora, sì, allora questa cosa prima, qui, sì, vengono bruciati perché per dare una maggiore resistenza al consumo, insomma, di questi. Allora, la realtà dei fatti è che poi abbiamo visto che in realtà si consuma tantissimo e noi abbiamo dovuto aggiungere dei pali sotto, oltre a mettere delle controventature.
questo effettivamente ci hanno spiegato delle cose che dal punto di vista archeologico non avevamo capito. Noi abbiamo trovato tanti pali in più rispetto a quelli che noi avevamo utilizzato e abbiamo capito che molto spesso loro li cambiavano. E perché proprio nel punto, cioè immediatamente sotto, si rovinano proprio nel punto immediatamente al di sotto del terreno. Poi dopo, diciamo, sono abbastanza interi, no? Poniamo che questo va giù per 50 centimetri, ecco, pochi centimetri al di sotto praticamente si consumano e diventano, dopo un po' di anni, diventano delle estremamente ridotti e quindi il rischio è che poi lì si fratturino. Naturalmente questi sono stati monitorati perché ci vanno sopra le persone, quindi in quel caso sono stati modificati, cambiati, però quello è praticamente un problema che c'è, insomma, sicuramente. E che evidentemente dovevano anche loro avere anche loro. L'altra cosa è che poi abbiamo successivamente inserito delle controventature che vanno da palo a palo e che quindi non vanno, diciamo, in diagonale e non vanno a intaccare il terreno. E quindi noi non le abbiamo ritrovate a livello archeologico. Non hanno fatto delle buche per fare quelli, ma erano dei pali che praticamente diciamo, servivano proprio per bilanciare la spinta legata per esempio al vento o altre cose. È vero che per la padana il vento non c'è molto, ma insomma. Ecco, qui vedete appunto le lavorazioni il legname non è stata una scelta facile, perché per ottenere adesso queste cose qui, cioè vedete che questi pali devono essere dritti e devono avere delle forcelle verso l'alto. Cioè non è che sia proprio così automatico trovare sti pali con le forcelle, no? Uno dice, vabbè, taglio una mano. Tanto c'era un problema perché erano pali di quercia e quindi siamo dovuti andare appunto, questi qui, i primi, proprio capirete perché si tratta dei primi, sono andati proprio a sceglierli con la forestale e uno per uno, guardando appunto quelli dritti, quelli che avevano la... Oh. Ancora il livello dell'assito, qui ne vedete una già praticamente finita di costruire, qui vedete un'altra in corso di costruzione con gli assiti fatti con mezzi pali, vedete. C'è stato il problema del tetto e naturalmente abbiamo cominciato a farlo e questo è il tetto con perni di questo tipo anche abbiamo messo, insomma. Qui vedete il tetto, la costruzione del tetto, ecco le varie fasi in cui abbiamo costruito, vedete che c'erano, cioè praticamente, non so se si riesce a capire, ma vediamo se ne ho una migliore. Cioè praticamente era fatto, ci sono i pali laterali che sono più bassi, i pali centrali che sono più alti, e quindi come vedete questo appoggia sul palo laterale, sul palo centrale e poi va a incrociarsi con gli altri. Qui li vedete qui dall'altra parte già finiti. Poi una volta finito il tetto c'è stato il problema naturalmente delle coperture. Coperture che abbiamo fatto appunto con canne palustri, che sono attestate dal punto di vista ovviamente palinologico, e che comportano comunque una problematica non indifferente perché vanno fatti con una certa tecnica. Vedete, ci sono queste specie di aghi enormi in legno. Per acquisire questa tecnica abbiamo beccato un vecchietto che era uno degli ultimi, temo che ormai non sia più in vita, poverino, parlando comunque di un po' di anni fa, che era uno degli ultimi di quelli che sapevano costruire nella foce del Po le case appunto con il tetto in paglia. E quindi ci siamo fatti spiegare da lui le tecniche sostanzialmente. Le abbiamo acquisite e le abbiamo riutilizzate. Ecco, il signore, se non mi ricordo più come si chiamava, insomma. E poi comunque abbiamo in qualche modo potuto riuscire, siamo riusciti insomma in qualche modo a rifarle, vedete appunto queste. Dopo 10 anni, sono passati 10 anni, ci troviamo nella condizione di doverli rifare fra poco.
Quindi, però per 10 anni più o meno hanno resistito abbastanza bene. Naturalmente per far questo a un certo punto abbiamo dovuto utilizzare delle cose un pochino più in sicurezza, perché le legature, qui vedete le legature che sono, diciamo, compatibili con delle legature ovviamente preistoriche. In realtà sotto ci sono delle cose molto più sicure, moderne. Poi sopra l'abbiamo fatto in questo modo, ma non potevamo permetterci di fare... Quindi abbiamo registrato sempre quello che comportava il lavoro in termini appunto di utilizzo di tecnologie preistoriche, però naturalmente per la sicurezza abbiamo dovuto adottare delle tecnologie anche moderne, insomma. Sì, volevo sapere se i materiali sono stati trattati per poter durare un po' di più nel tempo oppure no? Cioè il legno allo stato... Il legno dunque l'abbiamo trattato in quel modo lì, e poi dopo gli abbiamo dato successivamente... quindi ogni tanto la ripetiamo. Queste altre cose no, non sono state trattate, cioè dopo vedrete che abbiamo fatto alcuni interventi per la sicurezza, ma non le abbiamo trattate, perché per esempio c'era un problema di come renderle ignifughe, ma non c'era niente, cioè su cose di questo genere non si può, cioè nel senso dopo un po' tocca fare talmente spesso quel tipo di intervento per rendere ignifughe, essendo poi all'aperto, che diventa una spesa incredibile. Quindi abbiamo adottato un altro tipo di soluzione, che poi vedrete. Per la ricostruzione delle pareti noi avevamo i dati trovati appunto durante lo scavo, quindi abbiamo utilizzato varie ipotesi, sia appunto quella dei rametti che vedete qui incrociati, sia appunto poi altre cose che invece si potevano dedurre dalle tracce lasciate sul concotto, sulle tracce appunto di intonaco concotto che avevamo trovato. Quindi sia ricostruzioni di questo tipo, sia pareti fatte in questo modo, sia fatte, vedete, ugualmente con le canne, quindi inserendo le canne, sia invece fatte in maniera con dei rami utilizzati come le canne, quindi tre sistemi diversi per vedere anche come reggevano. Ecco, qui vedete una con tutte le canne, qui vedete invece un'altra con tutti i rametti, e poi abbiamo cominciato a dare l'intonaco. L'intonaco come l'abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle analisi dell'argilla, dell'intonaco, e abbiamo visto che era composto da una certa percentuale di argilla, da una certa percentuale di limo, da una certa presenza di materiale organico, probabilmente sterco, e così l'abbiamo ricostruito, cioè abbiamo utilizzato la stessa quantità di argilla, limo e sabbia, aggiungendo appunto dello sterco di mucca, e poi abbiamo, diciamo, fatto questa operazione di intonaco. Per il pavimento invece, ugualmente, questa volta nel pavimento non c'era sterco, qui vedete appunto poi l'abbiamo disteso e battuto, sì, prima semplicemente con i piedi, poi dopo invece con dei martelli di legno, qui è la fase di stesura, ancora fase di stesura, e qui vedete appunto con questo oggetto compatibile comunque con l'epoca. Ecco, questo, diciamo, è il risultato finale, vedete, delle capanne con le fornaci che abbiamo utilizzato per i vasi. Questa è la capanna di prima fase, questa è la capanna di seconda fase. Poi all'interno, adesso vediamo, ci sono i focolari, il forni, la botola per buttare rifiuti come pensavamo nell'Ottocento, e però c'era un problema di come arredarle queste case a questo punto, no? Cioè che ci mettiamo dentro? Intanto noi abbiamo deciso sia di fare una differenziazione cronologica, quindi abbiamo attribuito questo a un periodo, che è il bronzo medio 2,
questo a un periodo un po' più recente, a cavallo tra bronzo medio 2 e bronzo medio 3, e poi anche una differenziazione sociale, cioè qui ci abitavano, secondo la nostra appunto ipotesi, degli artigiani, contadini, quindi dei personaggi comunque non di particolare spicco della società, e qui invece ci abitava un capo guerriero con la sua consorte. Quindi le case sono state, diciamo, differenziate per questa diversa tipologia. Qui siamo a casa dell'artigiano, vedete appunto le asce, un banco da lavoro, diciamo, con i vasi, gli archi, le corna di cervo che venivano lavorate, qui vedete gli oggetti lavorati in corno di cervo, poi ci sono i trafori, ci sono sì, tutti quanti, diciamo, gli oggetti che possono servire, martelli in legno, martelli in corno, eccetera, un telaio in lana, con la lana colorata con colori naturali, l'area del letto, l'area delle aree da riposo, e il magazzino di doli. E questa invece è la casa appunto del guerriero, con naturalmente la zona. Allora, questo qui è il trono, voi direte, ma perché il trono? Beh, abbiamo trovato una statuetta sul trono che era fatta esattamente così, quindi l'abbiamo utilizzato in quel modo. Gli oggetti, naturalmente, noi abbiamo preso tutto ciò che si conosceva della terra mare, in primo luogo. Ciò che non si conosceva della terra mare, perché non è che avevamo tutto, naturalmente, siamo andati per ipotesi successive, dovevano essere cronologicamente compatibili e il più vicino possibili. Allora, magari alcune cose le abbiamo trovate nelle palafitte del torno al lago di Garda, altre le abbiamo trovate in Italia centrale, poche. E una cosa solo l'abbiamo presa proprio lontano, che è il letto. Cioè, il letto non c'era. L'unico letto che abbiamo trovato l'abbiamo trovato conservato a Santorini, e quello abbiamo utilizzato perché era, diciamo, lo sgabello che vedete qui è uno sgabello che si trova sia in Danimarca che in Egitto, quindi abbiamo detto che sta in Egitto e in Danimarca nello stesso periodo, ovviamente deve stare anche nel mezzo, insomma, e quindi abbiamo, diciamo, in qualche modo fatto questo tipo di ipotesi. Poi i vestiti pure abbiamo usato sostanzialmente quelli danesi, compatibili però con le cose trovate nelle terra mare, quindi reinterpretati secondo appunto una logica. Poi qui vedete appunto uno scudo, non abbiamo scudi di questo periodo, abbiamo scudi più recenti. Immaginiamo che gli scudi dovevano averli, quindi li abbiamo fatti in legno e cuoio, con delle borchie in bronzo. Le borchie invece esistono, la stessa cosa l'abbiamo fatta per la corazza, che è in cuoio bollito, con le borchie, e poi naturalmente tutte le armi, le spade, le asce, l'elmo che invece si conosce, i pugnali, e poi naturalmente tutti i vasellame da mensa, con le tazze. E poi naturalmente qui abbiamo immaginato appunto lui che riceve i suoi clientes, insomma i suoi, diciamo, o personaggi a lui simili, e quindi abbiamo fatto quest'area con il focolare attorno per, diciamo, una specie di area legata appunto al consiglio oppure comunque al ricevimento. Da questa parte il letto del capo guerriero, qui l'area, diciamo, di conservazione degli oggetti per la produzione del metallo, quindi le forme di fusione, vediamo se c'è un po' più vicino, questo è il letto, queste sono le aree appunto con le forme di fusione, eccole qua, gli oggetti anche che servivano per la lavorazione, i due telai. Allora qui nel telaio l'area, diciamo, dell'artigiano, cioè il telaio in lana, e qui invece nell'area del guerriero c'è il telaio in lino. Le decorazioni sono tutte decorazioni che appaiono o sui vasi o su gli oggetti in corno di cervo, e il tipo di lavorazione è compatibile con quello che noi conosciamo per l'età del bronzo. Noi abbiamo pochissimi resti di tessuti della terra mare, ne abbiamo però uno da Ledro, che è una palafitta che si trova vicino al lago di Garda, che è più o meno contemporanea, e lì abbiamo visto che utilizzavano la tecnica del broccato, quindi sappiamo appunto che potevano farle a broccato, e credo che queste qui siano state utilizzate appunto, fatte in questo modo, vedete, con questo tipo di decorazioni. Ecco, poi ovviamente pettini in corno di cervo, che sono quelli che abbiamo, il vestito della
donna di rango, con le coppie di spilloni, l'ambra, la fascia che noi immaginiamo con un altro spillone, come sono attestate a Olmo di Nogara, e qui appunto vedete la decorazione con... Oh, poi per la produzione di questi oggetti, naturalmente l'abbiamo fatti durante la costruzione del villaggio, e qui vedete i vasi, Peppino Puritani che è un vasaio ben noto, questo è uno dei doli che avevamo ricostruito. Ecco, abbiamo fatto anche ovviamente in questo momento delle attività di archeologia, diciamo, sperimentale in qualche modo. In che senso? Nel senso che abbiamo registrato per esempio i tempi e le difficoltà. Per rifare i vasi abbiamo fatto le analisi delle argille di Montale, oltre naturalmente delle componenti petrografiche, siamo riusciti a ritrovare l'argilla stessa e abbiamo rifatto i vasi con quell'argilla lì. E abbiamo visto che, ad esempio, mentre per quanto riguarda ciotole, tazze, anche quelle con quelle anse un po' strane che avete visto nella terra mare, un po' complicate, in realtà ci vuole un'abilità sicuramente manuale elevata, ma non così straordinaria. Come l'abbiamo fatto a capire? Noi abbiamo preso, oltre il vasaio, abbiamo messo vicino una serie di studenti o laureati, giovani laureati, con particolari abilità. Solamente quelli, l'unico che è riuscito a fare delle cose analoghe a lui è stato questo operatore del museo, che è riuscito a fare anche i doli. La cosa più difficile da fare sono i grandi doli. Cioè, mentre tutti quanti gli altri, diciamo, ci si arriva con un po' di addestramento, no? Se uno ha un po' di abilità, cioè io non ce la faccio per altri termini, cioè, vengo uno schifo, posso fare al massimo una scodellaccia, insomma, una cosa, ma non sicuramente un'ansa di quelle belle, insomma. Tutti quanti gli altri oggetti si possono fare tranquillamente, abbastanza facilmente, con un po' di buona manualità, ma questi non, per due motivi. Uno, perché non si costruiscono in un solo momento, quindi bisogna capire esattamente quando è che si vanno a sovrapporre gli altri pezzi del vaso. E bisogna, quindi non deve essere né troppo, deve essere, diciamo, alla durezza giusta il vaso per farlo, perché sennò si affloscia oppure viceversa non si attacca, insomma. E l'altra cosa ancora più importante sono i problemi di cottura, cioè la cottura di un vaso di questo genere enorme determina, diciamo, necessita una conoscenza particolare. E qui poi ovviamente sono stati anche poi decorati e lisciati, lucidati, e qui vedete vari momenti. Ecco, questa per esempio, di questa poi avevamo ritrovato anche la parte, insomma, che poi abbiamo ricostruito. Questa era una dei vasi fatti, e questa appunto era la ricostruzione, come vedete, appunto, del vaso. Li abbiamo cotti, naturalmente, ecco qui delle esperienze di cottura dei vasi. Abbiamo rifatto anche gli oggetti in metallo, non tutti sperimentalmente. Qui vedete appunto attività, poi domani li vedrete appunto i ragazzi all'opera, quindi con gli oggetti in metallo, con appunto questi... che cosa abbiamo noi di questa evidenza? Avete visto prima dallo scavo di Montale, noi abbiamo trovato la buca, abbiamo trovato gli ugelli per i mantici, i mantici sono stati ricostruiti sulla base appunto di evidenze anche raffigurative del mondo egizio, e quindi abbiamo, diciamo, utilizzato queste, poi abbiamo trovato le forme di fusione naturalmente. Se volete poi magari potrete vedere il video che ho con me, comunque insomma qui insomma, praticamente il crogiolo viene messo all'interno della fossa di fusione coperto di carboni, con all'interno naturalmente il bronzo o il rame e poi successivamente l'aggiunta di stagno, con questi due mantici che vengono usati, diciamo, come dire, in maniera concomitante, ma alternativamente, viene mandata continuamente ossigeno. Questo ossigeno porta, diciamo, a temperatura fino a 1000 gradi circa, il bronzo si fonde e poi immediatamente viene prelevato il crogiolo e messo dentro la forma
di fusione. Ecco, qui vedete appunto degli esperimenti, questa è un'ascia, la forma di fusione di un'ascia con il getto di fusione e poi varie fasi di lavorazione appunto dell'ascia attraverso martellature successive. E queste sono le asce finite. Esperimenti di tessitura, ve ne ho già parlato, appunto, poi ne parlerà più nel dettaglio in pomeriggio la dottoressa Zanasi. Un'altra parte, diciamo, è stata le coltivazioni sperimentali, in cui noi abbiamo messo alcune specie, diciamo, che abbiamo trovato, in particolare qui vede il favino, cereali di vario tipo, questo è il lino, abbiamo trovato anche dei semi di lino, e questo, insomma, più o meno vi dà l'idea di che cosa noi abbiamo fatto e abbiamo ricostruito. Mancava poco all'inaugurazione, ma il 17 luglio del 2002, quando ormai le due capanne erano quasi finite di costruire, succede questo. Un errore umano durante la ricostruzione, vi spiegherò anche cosa è successo, ha prodotto questo disastro. Nel giro di 5 minuti, 5, sono andate a fuoco, è stato distrutto il lavoro di tanti anni. Che cosa è successo? Mentre stavamo facendo il tetto di questa seconda capanna, questa era già finita e già arredata, questa seconda capanna stavano invece finendo. Allora, era un periodo in cui, è uno di quelle estati in cui pioveva e poi immediatamente dopo c'era il sole, era molto umido e c'era quell'effetto che si chiama effetto fienili, sostanzialmente si crea sostanzialmente una specie di gas, ma chi lo sapeva, ce l'hanno poi spiegato i vigili del fuoco, questo gas tende appunto è più leggero, insomma, e quindi va satura sostanzialmente le parti sommitali della capanna. Non sapevamo nulla di questa cosa, quindi le canne bagnate producevano questo gas, perché erano fresche naturalmente queste canne. Ora, i ragazzi stavano appunto lavorando al tetto e avete visto le canne, c'erano tutti quei pennacchi, no? Che infatti dopo noi toglievamo, ma li toglievamo quando erano già montate, che sono particolarmente, ovviamente, facili esca del fuoco. Altri stavano lavorando stavano sostanzialmente anticando la porta d'ingresso di questa capanna con un cannello di quelli appunto a fuoco. Il ragazzo che portava queste canne è passato vicino a questo cannello, uno di questi pennacchi ha preso fuoco, lui non se ne è accorto, le ha tirato su una scintilla, no? È andata su, è arrivata su e ha fatto fum, e questa capanna ha preso fuoco, trasmettendo il fuoco immediatamente a quest'altra. Io ero a Modena, mi hanno telefonato, mentre andavo vedevo questa colonna di fumo gigantesca da Modena, sono arrivato là, i vigili del fuoco avevano già spento tutto, ecco, questa è la situazione appunto che mi si è apparsa agli occhi in quel momento, una tragedia, vi potete immaginare, e questa appunto era la situazione che ci siamo trovati di fronte. Questa è la capanna che era già arredata, vedete che era da fuoco, però vedete, dal punto di vista archeologico è interessante, perché dopo, a quel punto, i vigili, tanto vale che non è stata spenta per nulla, no? Però qualche cosa siamo riusciti a vedere. Vedete che qui si è formato il concotto, uno dei due doli, purtroppo quello più bello, è esploso, vedete, il concotto con il dolio esploso, il telaio che era qui con tutti i pesi da telaio a terra, quest'altro invece, insomma, il dolio si è conservato, ecco qua vedete immediatamente dopo con tutta la cenere, prima qui è stato già pulito, no? Qui invece appunto con tutta la cenere, vedete qui i pesi da telaio, il dolio che è spaccato in mille pezzi, insomma una situazione, ecco qui vedete il concotto, vedete se era formato il concotto, se avessero lasciato bruciarla fino in fondo proprio avremmo avuto tutta una situazione archeologica tipica, insomma. Questa era la situazione pochi giorni prima, vedete che c'erano tutti i doli con il telaio verticale e tutto è andato appunto distrutto. Questo, per fortuna, noi eravamo assicurati, l'assicurazione
ha coperto tutto, nonostante appunto che ci fosse poi chiaramente un problema, diciamo, umano, però insomma, diciamo che l'assicurazione era l'assicurazione generale che copriva tutto quanto il comune di Modena, no? E come dire, forse era interessato a mantenere il cliente, insomma, e quindi ha pagato quello che c'era da pagare, e quindi noi abbiamo dovuto ricostruire il tutto, e in un anno e mezzo, poco meno di un anno e mezzo, siamo riusciti a ricostruire tutto quanto. Questa volta però ci siamo dotati di interventi, diciamo, di questo genere. E in che modo? Allora, la cosa che noi abbiamo fatto è stata questa. Qui dentro, sotto, nelle pareti, nel pavimento e nel tetto, passano dei fili che sono termosensibili. Questi fili termosensibili danno delle... nel momento in cui si deteriorano, si deformano per il calore, lanciano praticamente un messaggio a una cabina computerizzata, la quale attiva gli idranti. Quindi questi idranti fanno una pioggia tipo tropicale, cioè una volta è successo perché si sono deformati non per il calore ma per il peso, appunto, perché sono stati messi male uno di questi, e c'è stato un diluvio universale praticamente, quindi abbiamo sperimentato che funziona da questo punto di vista. Poi comunque da allora, per fortuna, fino adesso non ci sono stati casi più di incendio, però questo vi dà l'idea, appunto, che bisogna starci molto attenti con queste strutture, sono molto molto delicate. Quando noi abbiamo finito, comunque, dopo che sono arrivati i vigili del fuoco, naturalmente, oltre a sgridarci molto, i vigili del fuoco, e oltre, diciamo, a rischiare io di essere, insomma, incriminato perché le case erano vicino, come avete visto, le tapparelle delle finestre si sono fuse, quindi insomma ci è andata bene, no? Nel senso che se avessero preso fuoco le case, probabilmente, insomma, questo racconto sarebbe stato diverso, e forse il parco non sarebbe stato mai ricostruito, anzi sicuramente non sarebbe stato mai ricostruito. Quindi, oltre, diciamo, ad avere dei problemi di questo genere, poi i vigili sono stati molto comprensivi, gli abbiamo chiesto: ma cosa dobbiamo fare per mettere a norma queste cose? E loro ci hanno riso in faccia sostanzialmente, detto: una struttura di questo genere non può essere messa a norma, quindi cercate di fare il massimo perché questa cosa non succeda mai. E noi quello che abbiamo fatto è stato questo. Però se voi volete un certificato per una cosa di questo genere, secondo me, cioè loro ci hanno detto: un certificato per una cosa di questo genere non ve lo possiamo fare, insomma. Quindi questa è una cosa, insomma, su cui bisogna, poi non so, Monica, che tu esperienze hai, però insomma comunque è una situazione. In che senso? Cioè, voi quali autorizzazioni avete avuto per poter costruire queste capanne? Nessuna. Cioè, noi ci stiamo imbarcando in questa... Strutture dedicate, destinate, appunto, c'era un progetto naturalmente architettonico, sì, dietro. Le autorizzazioni per il comune... Le autorizzazioni erano state chieste per quanto riguarda appunto diciamo tutto l'ingombro, queste cose classiche per cui vengono chieste, poi magari appunto questo è meglio che le chiedete, queste cose è meglio che le chiedete a Monica, che ne sa sicuramente più di me, non l'ho seguita comunque io questa parte. Il comune ci hanno dato l'autorizzazione a fare tutto quanto questo, c'era un progetto dietro con tutta quanta però sono due aspetti diversi, no? Una cosa era la sicurezza del cantiere, e noi avevamo responsabile la sicurezza secondo la legge e tutto il resto, insomma, delle norme, per cui probabilmente quell'oggetto che veniva usato non poteva essere usato in quel punto lì dove era stato usato, ma io non c'ero e non c'era neanche responsabile di sicurezza in quel momento, quindi in realtà, diciamo, come dicevo prima, la responsabilità era umana, tu me l'hai detto, insomma. Dopo di ciò le autorizzazioni successive, cioè quella che uno ottiene nel momento in cui tu devi dare relative appunto alla sicurezza
della struttura o, che ne so, gli accessi per disabili o cose di questo genere, noi le abbiamo fatte. Cioè, per esempio, per far accedere i disabili abbiamo fatto tutta una passerella da dietro, no? In cui praticamente non fanno le scale. Cioè, si vede, no? Cioè, allora, tutta questa cosa qui è fatta per far accedere, per esempio, le carrozzelle o altri, insomma, soggetti che magari non riescono a deambulare correttamente, insomma. Però normalmente per accedere sono delle scale, insomma. Tutti quanti questi interventi non, in una struttura di questo genere non sono particolarmente facili da fare, o per quanto sia, se li fai non tieni più una capanna di tipo preistorico, insomma, ecco, la capanna di tipo preistorico queste cose qui non le aveva. Poi dentro ci sono anche gli estintori, naturalmente gli estintori ci stanno e sono non dovrebbero essere coperti, dovrebbero essere anche segnalati, ma se io dentro una capanna preistorica metto l'estintore lì, faccio una cosa diversa, insomma, no? Per cui c'è un margine di ragionevole. Dopo di ciò, probabilmente questa è una struttura grande, no? Di 9 metri di lunghezza, con due uscite, quindi tendenzialmente uno fa uscire se succede qualsiasi cosa, insomma, quindi voglio dire una cosa, noi ci facciamo entrare dentro poche persone per volta. Dunque, il massimo che noi facciamo entrare dentro sono 30 persone per volta, però sono due le strutture, no? Quindi 30 e 30, volendo 60, ma 30, diciamo, è il massimo. E per questo, proprio perché dobbiamo fare entrare dentro tante persone, una classe per intenderci, non abbiamo dovuto utilizzare delle modi di costruzione che non sono quelli preistorici. Ci sono appunto delle accorgimenti che non si vedono o che si vedono poco o che si vedono se uno, insomma, li vuol vedere, però obiettivamente non sono. La capanna sperimentale uno la può fare, però il pubblico poi la vede da fuori, insomma, o apre la porta, la guarda, insomma, ma non può andarci dentro e viverla, perché, insomma, è un po' a rischio. Forse ci può andare uno, due persone, forse sì. Poi dipende, cioè questo qui, scusate, è una cosa importante da dirvi. Questo appunto sono su impalcato, sono molto più complicate. Sì. C'è una casa interna, queste parole, insomma, no? Sono l'unità centrale, quindi non è su impalcato. E quindi hanno una problematica in più, nel senso che stanno comunque a un metro di altezza e sono diverse da quelle che stanno a terra, insomma. Sono molto più problematiche, oltre che anche molto più costose, insomma. Oh, qui finalmente giunti al traguardo, 24 aprile 2004, l'inaugurazione e qui vedete appunto una marea di gente, c'erano più di 1000 persone in inaugurazione, abbiamo, diciamo, dovuto fare file interminabili di persone che volevano visitare, ecco, qui vedete la fila per entrare appunto dentro la capanna. Ecco, vedete qua appunto, no? Qui ci sono le scale e invece da qua dietro si entra per le persone che hanno delle difficoltà motorie, insomma. Gli altri partner a questo punto, solo per indicare cosa hanno fatto gli altri partner all'interno del progetto Archeolive, qui le capanne del 1122 siamo in Unterhuldingen, il villaggio d'età del bronzo, il villaggio neolitico e questa è la parte nuova che hanno costruito con parte dei finanziamenti ottenuti con il progetto Archeolive. Sono tre capanne, eccole qui in fase di costruzione. Ecco qui una cosa molto bella che mi hanno raccontato, diciamo in Italia è difficile da raggiungere, il coinvolgimento della comunità locale. Allora, Unterhuldingen è un paese. Sì. Sì. Sì, sì. Sì, infatti, questa cosa qui è stata molto bella, mi hanno raccontato, perché loro che cosa è successo sostanzialmente? Allora, intanto Unterhuldingen è appunto un paesino, no? Questo villaggio gli porta quantità di gente incredibile, quindi vuol dire la gente poi mangia, si ferma al ristorante e tutto il resto, no? Quindi obiettivamente, insomma, è una ricchezza per il paese.
e hanno fatto venire i camion, le canne dal lago di Balaton, e una volta arrivato però bisognava portarle fino al villaggio. Come fare? E hanno fatto una catena umana, cioè tutti i villaggi, tutti gli abitanti del paese si sono messi in fila e hanno portato appunto le canne a destinazione. E poi questo dopo sono state montate, come vedete qua. Loro hanno fatto anche una scelta, diciamo, di ricostruzioni iperrealistiche, praticamente, insomma, affidando a uno scenografo molto noto, adesso non mi ricordo più come si chiama, la ricostruzione di manichini, sostanzialmente. Adesso forse lui non sarebbe contento che li chiamo manichini, ma insomma sostanzialmente di personaggi vestiti con, e diciamo che rappresentano poi delle personaggi di vario genere con appunto oggetti, molto iperrealistico devo dire, e questo è stato il loro progetto, cioè aumentare, diciamo, l'offerta del villaggio, che era comunque composto già di molte case con ulteriori abitazioni, in questo caso però allestite anche con personaggi all'interno, che sono appunto questi che vedete qui. E alcuni invece ad Alstatt, qui siamo ad Alstatt, comincia la costruzione della struttura di cui vi ho parlato, quella per la salazione delle parti di maiale. Qui è stata costruita moltissima archeologia sperimentale. Tra l'altro c'è stato un interscambio, no, fra i vari parchi, perché per esempio l'Obisser, che è questo che scava qui, è venuto lui a farci appunto i cassoni della fortificazione. Quindi sono stati gli scambi fra i vari partner. Qui vedete la fossa dove veniva per la salazione, il tetto in costruzione. Ecco, qui siamo quasi in la parte finale nella costruzione, e qui poi appunto il maiale con il sale, qui invece la fase, diciamo, di macellazione, veniva anche questa fatta con sistemi particolari che evidentemente hanno individuato dalle ossa poi. Ecco, e questo più o meno è quanto io vi ho preparato per oggi. Però poi c'è tutta quanta la parte invece che va dal momento di inaugurazione in poi, che sono i 10 anni del Parco di Montali, di cui parlerà oggi pomeriggio Cristiana Zanasi, e dove ci sono appunto tutti, insomma, di come sono fatti questi percorsi, sia quelli per gli adulti che quelli per le scuole, sia la parte gestionale, quindi quanto viene speso dal museo per sostentare questo parco e tutto il resto, insomma, di cui appunto quello che vi ho fatto vedere appunto è quanto va, diciamo, dal momento della ricerca, dal momento dell'ideazione, dell'idea di come è venuto fuori questo parco, al momento della ricerca, fino appunto al momento della realizzazione del parco vero e proprio. Se avete delle domande, sono qua adesso per, oltre a quelle che mi avete già fatto, insomma. Spero di essere stato chiaro, perché ho messo insieme un po' di cose, e poi anche perché, come dire, sono cose che risalgono ormai a molti anni fa, insomma, comincio. Ho dovuto riesumare alcune cose che era un po' di tempo che non guardavo. Lei resta, professore? Sì, sì. Ok. Allora, se non ci sono domande, o comunque le facciamo anche dopo, magari che ci ha dato il professore, che ringraziamo, e adesso facciamo una mezz'ora di pausa, quindi appuntamento per gli amici dello streaming a pomeriggio, quindi tra una mezz'ora, 40 minuti, no, vabbè, un'oretta, con la dottoressa Zanasi che ci illustrerà la seconda parte del progetto. Grazie a tutti. Lei sapeva le 4?